ringraziamenti miei sono non solo d'obbligo, ma li faccio con piacere. Ovviamente chi organizza, gli amici che organizzano, perché ormai appunto ci conosciamo da anni. A tutti voi che siete qui, numerosissimi. Allora, proviamo a, come dico sempre, a divertirci, perché è fondamentale, visto che con la Bibbia si può solo fare finta, si deve solo fare finta se si è onesti intellettualmente, almeno il divertimento direi che è d'obbligo, perché il divertimento non è una cosa, come dire, leggera o superficiale, il divertimento è importante per la mente umana. E forse ieri avete sentito il Papa che ha detto che lui ha avuto dei dubbi sulla fede e ogni tanto continua ad averne. Io dico meno male. Poi apro e chiudo una parentesi. Secondo me ha delle certezze di altro tipo. Poi alla gente dice che ha dei dubbi sulla fede. Ma questo è un pensiero mio, cattivo, e quindi non tenetene conto, non tenetene assolutamente conto. Ma in effetti, se noi facciamo una considerazione di carattere generale, che non ha nulla a che vedere con le discussioni sulle traduzioni, sulle interpretazioni, su tutto quello che avviene appunto in relazione alla Bibbia, no? Ma quindi facciamo una considerazione di carattere generale, provando per un attimo, se è possibile, a osservare le cose dall'esterno, quindi distaccandoci un attimino, che è quello che dovremmo sempre fare anche nella lettura della Bibbia. Noi siamo di fronte ad una situazione con la religione giudaico-cristiana di questo tipo. Le radici, mi sposto un po' perché ci sono persone qui che altrimenti sono qui le colonne che ci impallano, quindi lo dico per ti farò venire la nausea alla videocamera, quando la vedo che vomita mi fermo. Una considerazione di carattere generale appunto sulla religione giudaico-cristiana, nel senso che le radici sono ovviamente nell'Antico Testamento. Cioè la religione giudaico-cristiana, quindi anche il Nuovo Testamento, esiste in quanto si pensa che l'Antico Testamento sia una certa cosa. Però l'Antico Testamento, e lo ripeto adesso come base di questa, non ragionamento ma di una constatazione, è un testo di cui non sappiamo nulla, cioè noi abbiamo dei pezzi scritti che non sappiamo da chi sono stati scritti, quando sono stati scritti, come fossero scritti in origine, come fossero letti in origine. L'unica cosa che sappiamo, l'unica certezza che abbiamo, e questa ce la danno i biblisti israeliani, mica i, come dire, gli alternativi, no? Quelli che parlano contro la Chiesa, ma per esempio il professor Alexander Leff dice l'unica, 40 anni alla Università Ebraica di Gerusalemme, e lui dice che l'unica certezza che abbiamo sull'Antico Testamento è che quello che leggiamo noi oggi non è quello scritto in origine, perché nei secoli l'hanno continuamente cambiato. Poi, e quindi questo è un dato di fatto, poi ci sono i rappresentanti di questa religione giudaico-cristiana, no? Quindi parliamo delle gerarchie. E quindi noi abbiamo nei secoli i papi, i cardinali, i vescovi, i teologi, i sacerdoti, i catechisti, che parlano di un libro scritto in una lingua che loro non conoscono. Diciamo a essere buoni, 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 nel 99% dei casi. Quindi parlano di un libro partendo dalle traduzioni. Ma le traduzioni nei secoli sono cambiate continuamente e continuano a cambiare, anche oggi. Quindi coloro che se ne dicono rappresentanti e coloro che diffondono le verità assolute, quelle da cui dipenderebbe, per fortuna non è così, ma insomma, dipenderebbe addirittura la nostra vita eterna, non conoscono la lingua nella quale è scritto quel libro dal quale loro traggono le verità. E noi sappiamo bene qual è il problema delle traduzioni. Vale per tutti i libri, vale per tutti i libri, mica soltanto per la Bibbia. E qualcuno dice, ah no, ma il greco lo conoscono e i Vangeli sono scritti in greco. Certo, è vero, ma i Vangeli valgono se l'Antico Testamento è una certa cosa.
Perché se l'Antico Testamento non è ciò che ci dicono, i Vangeli si sciolgono come neve al sole. Quindi, quando dico che non conoscono la lingua, intendo dire che non conoscono la lingua in cui è stata scritta la radice, ciò da cui dipende anche tutto il Nuovo Testamento. Perché senza quella radice il Nuovo Testamento non esiste. Quindi, primo, facciamo così, così ce lo teniamo a mente. Non sappiamo di quel libro nulla. Cioè non conosciamo gli autori, non, come l'ho detto prima, no? Nel, diciamo così, 99% dei casi chi ce lo racconta non conosce la lingua in cui è stato scritto. Diciamo che ci sono nel mondo 1.200.000.000 di cristiani. Vogliamo essere buoni? Ma proprio buoni? 1.100.000.000 crede ciecamente in ciò che ci sarebbe scritto in un libro che non ha mai letto. È o non è così? Allora, se noi esaminiamo, come dicevo prima, con un po' di distacco questa situazione, è o non è, o diciamo meglio, appare o non appare come una vera follia? Perché quella è la realtà. E lì non c'entrano le traduzioni, cioè non c'entrano le discussioni sui singoli termini, significa questo, significa quest'altro. Questa è la realtà della religione giudaico-cristiana. Io parlo di questa, vale anche per le altre, ovviamente. No. Io parlo della Bibbia. Non sappiamo nulla, abbiamo dei pezzi scritti. E quando li confrontiamo anche con gli stessi pezzi, per esempio, non so, il libro di Isaia, prendiamo quello da cui deriva la Bibbia che abbiamo in casa, e lo paragoniamo con il libro di Isaia trovato a Qumran, ci sono quasi 300 varianti. Quasi 300 varianti. Se noi prendiamo la Bibbia dei Masoreti, che è quella da cui dipendono sostanzialmente le nostre Bibbie, e la mettiamo a fianco della Bibbia dei Samaritani, i quali dicono di essere i veri custodi della legge, e la cosa potrebbe anche essere possibile, ci sono 2000 varianti. 2000. Se noi mettiamo assieme tutti i vari codici che abbiamo del Nuovo Testamento, che sono migliaia, non ce ne sono due uguali. Non ce ne sono due uguali. Capite? Quindi, questi sono i testi delle radici. Chi ne parla sulla base di traduzioni che variano continuamente. Sulla base di quelle traduzioni ricava verità assolute, e chi ci crede, crede a queste cose raccontate da questi che parlano sulla base di traduzioni di testi di cui non sappiamo nulla, ma ci crede senza averle mai lette. È o non è così? Andiamo a mangiare la pizza? Vale la pena che andiamo avanti? Io da ieri sera che non mangio, quindi ci sto. Capite? Quindi questa è la base di partenza. Allora, quando dico che se si è onesti intellettualmente con la Bibbia si può solo fare finta, ritengo di dire questa sì una verità, che io le verità non le ho, tantomeno su quel testo, ci mancherebbe, ma questa sì, questa è una situazione di fatto, questa è la religione nella quale più o meno tutti siamo stati cresciuti e educati, questo è. E non è un caso che la gente non la legga, perché la gente non la deve leggere la Bibbia. Perché comunque, pur con tutti i distinguo del caso, ciò che ci è arrivato, se viene letto, viene compreso, viene capito. Il problema è che noi, il problema da un lato, la fortuna per questi, è che non viene letta. Ed è veramente una fortuna.
C'è qualcuno che ha la Bibbia? Vi faccio subito un esempio. Qualcuno che ha una Bibbia? Possiamo prendere il Salmo 136, così vedete. Ok. Dario mi ha fornito qui di una serie di libri, compresa la Bibbia di Gerusalemme. Se prendiamo il Salmo 136 e torniamo a citare il Papa, perché lui è il massimo di questi, ovviamente, di quelli che ce ne parlano, a Pasqua, perché io insomma tendo sempre ad ascoltare le cose che dice, così come adesso oggi non perché sono arrivato in aereo, ma quando viaggio in macchina tendo ad ascoltare Radio Maria. Diciamo che 20 minuti me li regalo sempre, grazie, perfetto, 20 minuti me li regalo sempre perché, come dire, mi danno un po' di consolazione, e mi spiego. Quando si parla di lingue antiche, testi antichi, eccetera, no, c'è ovviamente sempre il rischio di commettere degli errori, no? Ovviamente, vale per tutti, eh? Vale per tutti. E io dico, vabbè, non so, magari in tutti questi anni potrò aver commesso, che so, 4, 5 errori, eccetera. Quando sento Radio Maria, mi consolo, perché lì inventano tutto. Quindi io sono tranquillo, perché dico, se io nella mio tentativo di fare le cose bene ho commesso 3, 4, 5 errori, sono tranquillo perché lì inventano tutto. E quindi per questo la sento, perché un po' mi diverto. Allora il Papa all'Angelus di Pasqua ha detto, citando un versetto biblico, lui non l'ha citato direttamente, cioè non ha detto quale versetto era, però ha detto la misericordia di Dio è per sempre. E c'è anche il titolo del suo ultimo libro, La misericordia di Dio è per sempre. No, anzi no, Il nome di Dio è misericordia, scusate, il titolo del libro. Comunque lui ha detto perché la misericordia di Dio è per sempre. E questo è un versetto, è un'affermazione che si trova nel Salmo 136 ed è ripetuta tante volte, perché è eterno il suo amore, dipende dalle traduzioni, ma comunque la misericordia o l'amore di Dio è eterno o per sempre, eccetera. Non perché è eterno il suo amore, perché è eterno il suo amore, perché è eterno il suo amore. E io dico che il Papa è fortunato, così come sono fortunato io. Io sono fortunato perché a me viene chiesto conto di ogni virgola che scrivo. A me viene chiesto conto, giustamente, di tutto ciò che dico nelle conferenze, perché tra le, non vi dico quanti, messaggi che, ricevo, quindi con domande, ne ricevo tantissimi di questo tipo. Lei nella conferenza di quel che è, al minuto 72:30 ha detto questo, dove lo posso trovare? Al minuto 123 ha detto questo, che riscontro abbiamo? Col Papa questo non si fa, ovviamente lui è il Papa, io sono giustamente, devo essere tenuto sotto controllo. Però se i fedeli leggessero la Bibbia con normale attenzione, senza un'attenzione particolare, magari a qualcuno, così come si fa nelle conferenze, verrebbe in mente di alzare la mano dalla piazza lì del Vaticano, no? La piazza San Pietro, e dire, scusa Francesco, ma Salmo 136, egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché è eterno il suo amore, fece uscire Israele in mezzo a loro perché è eterno il suo amore, travolse il faraone e il suo esercito nel mare perché è eterno il suo amore, colpì grandi re perché è eterno il suo amore, uccise re potenti perché è eterno il suo amore, diede la loro terra in eredità perché è eterno il suo amore, in eredità Israele suo servo perché è eterno il suo amore. Cioè il suo amore è eterno perché è un assassino. Cioè bisogna dire le cose come sono scritte. E questa è la Bibbia di Famiglia Cristiana, non le mie traduzioni. Allora è chiaro che se il Papa dice perché è eterno il suo amore, tutti dicono, vedi, l'amore di Dio è eterno, è scritto nella Bibbia. Sì, ma la Bibbia spiega perché è eterno l'amore, non di Dio, ma di quello lì. Eterno il suo amore per il suo popolo, e per il suo popolo uccide gli altri per dare le terre degli altri al suo popolo. Io spero che non rivolga mai a me il suo amore, guarda da quanto parla. Proprio guarda, glielo chiedo, guarda da un'altra parte per cortesia, che a me ci penso io, per quel che riesco. Ma questo è scritto. La storia dei primogeniti, tra l'altro questa qui la conoscete tutti, anche chi non legge la Bibbia, no?
quando lui doveva far uscire quella gente dall'Egitto, non diciamo gli ebrei perché quella gente dall'Egitto, poi se abbiamo tempo ne parliamo, sapete che c'è tutto, insomma, la diatriba tra Mosè, Faraone, eccetera, e lui dice, lui, io, il presunto Dio, io indurirò il cuore del Faraone così che non faccia uscire il mio popolo, dopodiché così potrò dare segni della mia potenza. Cioè lui ha sterminato dei primogeniti innocenti per ammorbidire il cuore del Faraone che lui ha indurito. Se questo fosse vero, io come dico sempre, dico facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto, ma questo è ciò che ci raccontano, quello... Ah, DP708NS, una Peugeot da spostare. Nessuno? Ok, DP? Ah sì, ok. Allora lui cosa fa? Lui stermina dei primogeniti innocenti per ammorbidire un cuore che lui ha indurito. Ma questo è amore o è sadismo? È o non è, se è così, un malato di mente? Ha qualche problema? Secondo me sì. Non ho timore a dire questo perché non è blasfemia o bestemmia, perché sto parlando di un individuo che si comporta così, e se noi adesso avessimo qui un individuo che si comporta così diremmo che tanto lo metteremmo sotto processo e poi magari ce la caveremmo facendolo internare da qualche parte. Ma questo ci racconta la Bibbia. Poi adesso vediamo altre cose, anche più schifose di queste, molto di più, poi le vediamo. Perché la Bibbia bisogna leggerla, perché la Bibbia è un libro affascinante, perché ci racconta delle cose concrete. Poi io non so se sono vere oppure no, sia ben chiaro, perché la Bibbia potrebbe essere una montagna colossale di balle, e in parte lo è documentata dall'archeologia israeliana, che ci dice quali sono le balle che la Bibbia ha raccontato. Ma la Bibbia è un libro che una famiglia ha scritto per parlare di se stessa e dei suoi rapporti con quell'individuo. Dopodiché quel libro è stato rapinato, è stato rubato. E chi è che gliel'ha rubato? Diciamo la struttura che poi ha creato il cristianesimo. Quindi quella struttura si è impossessata di quel libro, l'ha trasformato in ciò che non era, si è impossessata di quell'individuo, l'ha trasformato in ciò che non era e ne ha fatto ciò che ha voluto. Quel libro lì è il libro in cui una famiglia, non, ripeto, non un popolo, non gli ebrei, ma gli israeliti, cioè la famiglia di Giacobbe, gli altri no, gli altri ebrei no, ebrei come loro, hanno raccontato la loro storia. Ed è una storia che dice: lui ci ha promesso che prima o poi ci metterà sopra tutti gli altri. E se noi manteniamo la nostra parte di alleanza, lui prima o poi manterrà la sua. Cioè noi dobbiamo fare la nostra parte e lui prima o poi farà la sua. Tant'è che il nuovo libro che uscirà con Mondadori, che è già finito, già, l'ho già finito, siamo all'editing. Infatti quest'anno due libri, adesso qualche mese sto un po' tranquillo perché ho il cervello, si intitola Il falso testamento, perché quello lì non ha fatto nessun patto con l'umanità, ha fatto un patto con una famiglia. Quello lì, quando voi leggerete la Bibbia e vedrete esattamente quali sono i nemici contro cui lui combatteva e faceva combattere i suoi, quello lì risulta essere il primo certificato, documentato, storicamente testimoniato antisemita della storia, perché lui non ha fatto altro che far tentare, quando ci riusciva, annientare popoli semiti che erano cugini primi dei suoi, cugini primi. Quando voi leggerete attentamente la Bibbia, nelle traduzioni che avete, non c'è bisogno di traduzioni particolari, troverete che appunto loro dovevano annientare completamente i Madianiti, e poi leggeremo le cose schifose, veramente, stomachevoli. Dovevano annientare i Madianiti, che sono discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina Keturah. Dovevano annientare gli Amalechiti, che erano discendenti diretti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Dovevano combattere contro gli Edomiti,
che erano discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Dovevano combattere contro i Moabiti e gli Ammoniti, che erano discendenti di Lot, nipote di Abramo. Quindi c'era una famiglia di ebrei che sterminava altre famiglie di ebrei. Tutti semiti. Quindi una famiglia di semiti che sterminava altre famiglie di semiti, eseguendo gli ordini di un non semita. Leggete la Bibbia e la capite, e la capite. Perché il problema è che sulla Bibbia non bisogna stendere quelle coltri di mistero che vengono distese apposta perché la gente non capisca. Se la leggete, la capite. Perché è vero che ci sono i sapienti che ci dicono: ah beh, ma la Bibbia la conosciamo noi, perché nella Bibbia bisogna scavare. E no, certo, bisogna scavare per coprire ciò che invece c'è chiaramente scritto, chiarissimamente scritto. Perché se non si scava, la si capisce. Allora, noi non siamo come i sapienti, per carità, noi siamo gli ignoranti, ci mancherebbe, mi ci metto io per primo. Ma essere ignoranti non vuol dire essere stupidi, essere deficienti. Noi siamo ignoranti ma intelligenti quanto loro. Abbiamo la stessa quantità di intelligenza. E quindi quando leggiamo la Bibbia siamo in grado di capircela da soli. Tant'è che, se, visto che i sapienti sono i rappresentanti, che non sanno neppure in che lingua è stata, cioè che non conoscono la lingua in cui è stata scritta, quindi si fidano di traduzioni che nei secoli variano continuamente, ok? Allora, visto che questi sapienti qui ci dicono questo, benissimo, dimenticano ciò che c'è scritto nel loro libro più sacro, che è il Nuovo Testamento. Per loro è il più sacro. Dove c'è scritto: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate agli umili. Allora, se è vero ciò che c'è scritto nel loro libro più sacro, si mettano da parte e lasciano a noi umili, cioè non sapienti, la possibilità di avere accesso diretto al testo. Cioè, diano credito alle parole del loro Dio, che dice: queste cose non le hai spiegate ai sapienti. Allora i sapienti non hanno nulla da spiegarci, ce la capiamo da soli. Ce la capiamo da soli, perché è chiara, è chiara. Questo è fondamentale, perché altrimenti rimaniamo all'interno di questa che ho detto apparire una follia, perché crediamo in qualcosa che non abbiamo mai letto, che ci viene raccontato da qualcuno che si fida soltanto di traduzioni di testi di cui non sappiamo nulla. Ma ci si può giocare all'eternità su una roba del genere? Ognuno si dia la risposta, eh? Ognuno si dia la risposta. Allora, dicevo appunto che è bene leggerla, perché altrimenti noi ci sentiamo dire che la misericordia di Yahweh, insomma di Dio, è eterna, perché lo dice la Bibbia, certo, ma la Bibbia ci spiega perché è eterna. L'abbiamo appena letto, quindi non lo ripetiamo. Ma se voi leggete la Bibbia di cose del genere, ne trovate a decine, a decine. E quindi, come dire, poi smettono di raccontarcela. Quando si sono incontrati a Roma Papa Francesco e la comunità ebraica di Roma con il rabbino Riccardo Di Segni, e abbiamo visto tutti abbracci, complimenti vicendevoli, eccetera. Io vi dico francamente, provavo un po' di crampi allo stomaco, perché non sono d'accordo su niente. Non sono d'accordo su niente. È che non possono dirlo alla gente, che i cristiani e gli ebrei sono in disaccordo su tutto. Perché altrimenti la gente capisce. Perché gli ebrei dicono: quello lì, Yahweh, è nostro. Voi non c'entrate nulla. Ed è vero, basta leggere la Bibbia, noi non c'entriamo nulla, per fortuna. Noi non c'entriamo nulla. Lui ha sempre detto: io mi occupo di quelli lì. Quando si occupava degli altri, in genere li ammazzava. Leggetela. Non è un'esagerazione mia. Per cortesia, leggetela. Ci sono delle persone che mi dicono: ma
Io in una sua sola conferenza mi sono sentito dire: leggi la Bibbia, più di tutte le volte che me lo sono sentito dire in tutta la mia vita dal prete, da... certo. Perché poi si diceva: Biglino, tu vuoi distruggere la Bibbia? No, assolutamente. L'hanno distrutta questi qui, perché questi qui le fanno dire ciò che la Bibbia non dice. Dopodiché però verificatelo voi, per cortesia. Sono quelli che vengono anche sulla mia bacheca e sono lì, anche adesso sono già un po' indietro perché è un po' che non... qualcuno aveva scritto: non leggete i libri di Biglino. Dico bacheca Facebook. Non leggete i libri di Biglino. Benissimo. Io vi dico: leggete i libri dei teologi. Però così come, se avete voglia, leggete i libri di Biglino, fatelo con la Bibbia a fianco, sia con i miei che con quelli dei teologi. Ogni volta che viene citato un passo biblico, sia da me che dai teologi, andate per cortesia a verificarlo e ci fate i vostri ragionamenti, che sono gli unici che contano. Gli unici che contano, ok? Perché quel libro non ce lo dobbiamo far raccontare. Diciamo che ci sono dei libri che ci aiutano, teoricamente, a ragionarci sopra. Ecco, fate così. Leggete i libri dei teologi. Se volete, leggete anche i miei, sempre con la Bibbia a fianco. Perché altrimenti noi cadiamo nel gravissimo errore di ascoltare le spiegazioni senza conoscere il testo al quale quelle spiegazioni si riferiscono. Ed è veramente un errore colossale con qualunque libro, anche con Pinocchio, no? Perché uno può, sapete, su Pinocchio ci sono decine di chiavi di lettura, no? Quella pedagogica, quella religiosa, quella esoterica, iniziatica, benissimo. Ma allora, prima di leggere i libri scritti su Pinocchio, o almeno mentre leggiamo i libri scritti su Pinocchio, facciamolo avendo Pinocchio a fianco, perché altrimenti non funziona. Ancor meno funziona con la Bibbia, perché da quel libro lì dovrebbe dipendere la nostra salvezza eterna o la nostra condanna eterna, cosa di cui la Bibbia non parla mai, tra l'altro, tanto per intenderci. Quindi va tutto oltre, perché la Bibbia non ne parla mai. Per la Bibbia tutto si risolveva qui: premio e punizione da parte lui, da parte di quel signore lì nei confronti dei suoi. Voi fate le cose che io vi dico e io vi aiuto qui, voi non fate le cose che vi dico, io vi stermino qui, punto. Possiamo prendere Coelet? Chi ha la Bibbia? Chi ha la Bibbia può prendere Coelet 3:19 e leggiamo cosa c'è scritto. Infatti la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali: come muoiono questi, così muoiono quelli. Gli uni e gli altri hanno uno stesso soffio vitale, cioè uno stesso respiro, senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale. Sì, gli uni e gli altri sono vanità, essi vanno tutti verso lo stesso luogo. Gli uni e gli altri vengono dalla polvere, gli uni e gli altri tornano alla polvere. Questo è scritto nell'Antico Testamento. Dopodiché io non so se è vero oppure no, non sappiamo chi è che ha scritto quel versetto lì, chi è che ha scritto quel libro lì. Coelet vuol dire uno che partecipa all'assemblea, chi è? Non si sa, ovviamente. Non si sa di nessuno, dei libri dell'Antico Testamento, neanche dei primi che vengono attribuiti a Mosè, un'attribuzione assolutamente artificiosa. Tutti gli studiosi sanno che quei libri lì, cioè i primi cinque, non li ha scritti Mosè. Comunque noi non sappiamo chi è, però se questo è il libro dove c'è scritta la verità, qui c'è scritto che noi gli animali siamo uguali, che con la morte finiamo nella polvere, punto. Dopodiché si potrà dire: no, non è vero, noi abbiamo un'anima, noi vivremo dopo, no? Fantastico, io non ho niente da dire. L'importante è che non mi si dica che questo è scritto nella Bibbia, perché nella Bibbia c'è scritto questo. Va bene? E io racconto la Bibbia, e se la Bibbia è Pinocchio, io racconto Pinocchio e vi dico: leggetela la Bibbia, perché se la leggete, tra l'altro, non avete neanche più bisogno di fare chilometri per venire alle mie conferenze, non avete più bisogno, perché la capite. Quando sono stato chiamato a Rete 4, quella bellissima in diretta
una bellissima trasmissione sui miracoli, che appena hanno capito ciò che stavo per dire hanno fatto in modo di non farmi più parlare. C'è stato un sacerdote che penso che sia il ospite fisso, non so perché io per ovvi motivi non la guardo mai quella trasmissione, sono i miracoli alle Madonne, poi gli dico due cose sulle Madonne. Un sacerdote che ha detto chi prende la Gazzetta dello Sport, perché io dicevo appunto, no, che la Bibbia non parla di Dio, chi prende la Gazzetta dello Sport capisce subito che, che parla di sport, appunto, cioè non si è accorto della ingenuità di quell'afferro. Poi non mi hanno dato modo di replicare, perché altrimenti gli avrei, forse ho replicato un pezzetto, non mi ricordo, vabbè, fa niente. Ah sì, esatto, sì, vabbè, comunque va bene. Cioè lui non si è accorto dell'ingenuità. Cioè chi compra, anzi non c'è bisogno di comprarlo, uno la vede lì in edicola e capisce di che cosa parla quel giornale lì. Perché sulla Bibbia, per convincere la gente che parla di Dio, sono stati necessari e sono ancora necessari decine di centinaia di migliaia di pagine di teologia? Perché se uno legge la Bibbia non capisce che parla di Dio. Se uno compra la Gazzetta dello Sport lo capisce subito. Questo è un dato di fatto. È un dato di fatto. Che la Bibbia parli di Dio ci deve essere spiegato dai sapienti. Che la Gazzetta dello Sport parli di sport non c'è bisogno di spiegarlo a nessuno. Ma la Bibbia non dovrebbe essere il libro che Dio ha scritto proprio per parlare a tutti noi? Ma allora questo Dio è veramente molto poco chiaro, no? O comunque incapace di comunicare. Se poi ha bisogno di secoli e di decine, decine, centinaia di migliaia di pagine per spiegare, perché qualcuno ci spieghi ciò che lui avrebbe voluto dirci, ma... No, è che la Bibbia non parla di Dio. E per farla parlare di Dio bisogna scrivere pagine, 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 e bisogna che la gente legga quelle e non la Bibbia. Allora sì che si arriva a questo. 1.100.000.000 di persone che credono a ciò che ci sarebbe scritto in un libro che non hanno mai letto. Questo è il dato di fatto. E c'è tutta una lunga storia di grandissima bravura, grandissima abilità, perché bisogna riconoscere che sono bravissimi, perché sono 2.000 anni in sostanza, che l'hanno fatto con non poca violenza, diciamo così. Nel senso che se uno provava a dire, adesso sono fortunato io, adesso ci sono solo i roghi mediatici, ecco, ma non ci sono più quelli veri. Non ci sono più quelli veri perché per fortuna ci sono le leggi laiche che li impediscono. Perché se non ci fossero le leggi laiche, io sarei già stato bruciato. Per fortuna ci sono le leggi laiche che mi tutelano. Capite? Perché le leggi religiose, quelle là, non sono mai state revocate. Tant'è che c'è chi le applica, no? Cioè chi applica il Corano, che è esattamente uguale alla Bibbia, c'è nessuna differenza. Cioè l'Isis è il miglior esempio di un bravo esecutore degli ordini del Dio biblico. Ok? Quindi quando noi diciamo la barbarie di, stiamo attenti, perché l'unica differenza è che per loro la legge religiosa è ancora valida. Noi per fortuna siamo tutelati dalle leggi laiche. Per fortuna. Perché nella Bibbia, la Bibbia è ancora sempre quella lì, eh? C'è scritto sterminateli tutti. E quindi, il 6 di marzo, io mi sono incontrato di fronte a 600 persone a Milano con i teologi, cioè alti rappresentanti delle correnti, delle religioni che fanno capo a questo libro. Quindi, docente di teologia alla Facoltà di Teologica dell'Italia del Nord, arcivescovo ortodosso, rabbino capo della comunità ebraica di Roma e uno dei massimi biblisti italiani in ambito protestante, un valdese, uno dei massimi biblisti, cioè uno che contribuisce alla scrittura, insomma alla redazione dei dizionari di ebraico biblico. Quindi, diciamo che più su di così, cioè in realtà noi avevamo invitato anche Monsignor Ravasi, che è il ministro della cultura del Vaticano, ma era impegnato e quindi non... Buonasera. Era impegnato e quindi non poteva partecipare. Ok. E allora
però comunque al di sopra di quelli lì è difficile andare. E perché ci abbiamo messo 2 anni, eh? 2 anni per riuscire a organizzare questo incontro, perché non era facile trovare qualcuno di livello, ovviamente, perché, e poi tra l'altro quell'incontro lì in questo momento lo stanno trascrivendo tutto e verrà donato gratuitamente a tutti quelli che ne faranno richiesta. Quindi ci pensa l'editore, quindi tutti coloro che vorranno avranno la trascrizione di quell'incontro lì, quindi tutti potranno leggere ciò che è stato detto. Ed era chiaro che io avevo bisogno di incontrarmi con quelli che sanno, cioè con i cosiddetti pastori, perché se ci si usi i termini che usano loro, quindi non c'è nulla di offensivo. Quindi, perché se ci si incontra con le pecorelle sostengono cose che i pastori non sostengono più. E quindi parlare, cioè, in rete c'è cioè continuamente gente che dice facciamo l'incontro, cioè io non ci perdo tempo, ma non per supponenza o per presunzione, ma perché mi rendo conto di quali sono gli elementi di cui dispongono. Loro dispongono gli elementi del catechismo e vanno avanti su quello, mentre i pastori sono molto più avanti. Adesso li vediamo, alcune cosette ovviamente, li vediamo. E quindi era necessario incontrarsi con quelli. E se prima di quell'incontro qualcuno mi avesse detto ma che cosa speri di ottenere, io vi dico, essendo molto molto ottimista, avrei detto probabilmente il 30% di quello che in realtà è venuto fuori, e già sarei stato contento. Invece è venuto fuori immensamente di più, cose che io mai e poi mai avrei immaginato che avrebbero detto. Allora il Papa ha detto ieri, appunto, che spesso lui ha avuto e ha dei dubbi sulla fede, bontà sua. In quell'incontro lì c'era, all'inizio erano 4 domande che avevamo uguali per tutti, avevamo 5 minuti a testa per rispondere, e poi c'erano le domande per il pubblico. La prima domanda era: quali sono le certezze su Dio, no? Cioè, le certezze o i dubbi o le incertezze. Allora il Papa ieri ha detto, appunto, insomma, che lui ogni tanto, così, diciamo, gli vengono dei dubbi. Il rabbino capo ha detto: non è possibile, parlando di certezze su Dio, non è possibile, almeno sotto certi aspetti, parlare di una evidenza rispetto alle nostre conoscenze su Dio. Poi ha detto alcune cose, quindi il credere in Dio sarebbe un assioma. Cioè, fate voi, è un assioma. Se uno vuol credere, crede, se uno vuol credere, non crede. Il biblista valdese, il biblista, uno dei massimi in Italia: non posso dimostrare qual è la fonte certa della conoscenza, non posso dimostrarlo, ma se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata veramente la voce di Dio. Se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata. I miei cugini fondamentalisti, si riferisce ai cattolici, che pensano di rendere un servizio a Dio divinizzando le scritture, fanno una idolatria della carne. Scusate, della carta. Fanno una idolatria della carta. Cioè chi divinizza le scritture fa l'idolatria della carta. Quando io ho scritto la Bibbia non è un libro sacro, non è solo più da spararmi. Lo dice uno dei massimi biblisti italiani. Non bisogna divinizzare quel libro. Sono assolutamente d'accordo. Il teologo: vorrei dire in un modo un po' tagliente che bisogna togliere la certezza su Dio, perché se noi avessimo certezza di Dio, Dio non sarebbe. Bene, chiudiamo qui. O no? Se togliamo le certezze su Dio, smettiamo di raccontarci tutte le certezze su Dio. Diciamo: chi ha voglia di credere creda, chi non ha voglia di credere non creda, perché non ci sono certezze. Ma questo è evidente, basta leggere la Bibbia. Cioè la Bibbia non è che non ci dia certezze su Dio, non parla proprio di Dio, questa è la realtà, non ne parla proprio, non se ne occupa, come direi tutti i testi antichi che ci parlavano di ben altro, cioè di storie molto concrete.
Allora, non ci sono le certezze su Dio, non bisogna divinizzare quel libro lì perché altrimenti si fa un'idolatria della carta. Credere è un assioma. Di qui in avanti, ognuno faccia quello che vuole. Poi però bisogna dirlo, allora bisogna dirlo, apertamente. Ma è per questo che era necessario, e io per 2 anni mi sono beccato, sempre stando zitto, ma tanto in questi anni ho maturato pazienza biblica, come si dice. Ah, Biglino non vuole, Biglino rifiuta il confronto, Biglino... No, il confronto lo si fa con quelli che sanno, perché sono quelli che sanno che dicono queste cose qui. Le pecorelle non dicono queste cose qui. Quelli sotto vivono di catechesi, e per la catechesi Dio è certo, per i pastori Dio non è certo. Per questo bisogna incontrarsi con i pastori. Poi una seconda domanda è una domanda molto interessante, molto intrigante, perché? Perché appunto non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo quando l'ha scritta, non sappiamo come fosse scritta, ma sappiamo, guardate, questa è un'altra di quelle cose, sappiamo che chi l'ha scritta, e non sappiamo chi è, quando scriveva una cosa ne voleva dire un'altra. Cioè l'allegoria e la metafora. Ed è sulla base dell'allegoria e della metafora che vengono diffuse quelle verità da parte di chi non conosce la lingua e le racconta a chi non ha mai letto quel libro. È utilizzando l'allegoria e la metafora. Perché? Perché quando c'è scritto uccideteli tutti, beh, non può essere vero. Perché? Perché siccome Dio è un Dio d'amore, dove sta scritto nella Bibbia non lo so, il suo amore è per sempre perché ammazzi dei bambini che non ne possono niente, quindi dove è scritto non lo so, ma i teologi dicono che Dio, se c'è, deve essere di amore. E se fosse il più grande bastardo mai, come facciamo a saperlo? Come facciamo a saperlo? È una domanda la mia, eh? Come facciamo a saperlo? Comunque, siccome Dio deve essere amore, allora tutto ciò che non corrisponde a quell'idea è allegoria o metafora. Se c'è qualche versetto che apparentemente, come in questo caso, può rimandare a quello, viene citato, ma come in questo caso viene citato da solo, perché la misericordia di Dio è per sempre. Sì, poi andiamo a leggere perché. Ma questi sono dati di fatto, per questo vi dico leggetela. Allora, va letta come allegoria o metafora, che sono le cose che in questi ormai sono 6 anni, forse il 7, di questo mio, posso anche chiamarlo lavoro, insomma, di questa roba che faccio, che è veramente il lavoro più cretino di questo mondo. Un lavoro davvero idiota. Vi racconto quello che c'è scritto. Vi racconto quello che c'è scritto. Allora, il discorso dell'allegoria metafora, no? È il primo versetto della Genesi. In principio Dio creò i cieli e la terra. Vi dico su, non entriamo nel merito delle traduzioni, così evitiamo ogni contestazione. Vi dico solo che non vuol dire questo, vuol dire altro, chi vuole lo trova nei libri. Ma facciamo finta che voglia dire questo. In principio Dio creò i cieli e la terra. È ovvio che è un'allegoria, una metafora, no? Quei popoli che non conoscevano le origini dell'universo, che cosa hanno fatto? Si sono inventati il racconto allegorico di uno che l'ha creato. Ah no, lì non è allegoria, lì è vero. Come? Chi lo stabilisce? Chi è che ha la prova provata per dire che è vero? Nessuno. Si stabilisce a priori che esiste un Dio che è un Dio di amore, si stabilisce a priori che quel Dio ha creato l'universo, e allora si dice che quel versetto dunque è vero. No, quel versetto è allegorico. Mi dimostrino che non è così, o meglio, mi diano allora la regola per capire quali sono i versetti da leggere in modo allegorico e quali sono i passi da leggere in modo letterale. Mi diano la regola. Perché altrimenti a ogni versetto io piglio il telefono, chiamo un teologo e gli dico: questo qui letterale o allegorico? Questo qui letterale o allegorico? Questo qui letterale o allegorico? Anzi, non chiamo un teologo, ne chiamo 10 e poi raccolgo le risposte. Vabbè, una cosa di cui ho parlato con l'editore, ma perché sarebbe molto divertente leggere le risposte dei vari teologi, cioè dei vari possessori di verità. Allora, il rabbino capo, il primo verso della Genesi è molto problematico, perché se voi leggete l'interpretazione che ne è stata data, troverete tutto il contrario di tutto.
Le indicazioni sui brani da leggere in modo allegorico derivano principalmente quindi dalla tradizione rabbinica. Quindi sono, è ogni singolo rabbino che dice questo letterale, questo allegorico, ma non secondo la regola, secondo ciò che lui in quel momento stabilisce. Il biblista valdese: allora senza dubbio, qui non ho dubbi, la Bibbia non va letta allegoricamente se prendiamo l'allegoria nel suo senso tecnico, cioè come è stata usata a lungo nella tradizione della Chiesa. Sono 6 anni che io lo dico e sono 6 anni che cercano di massacrarmi perché dico questo. Come per esempio trovare significati spirituali in testi che apparentemente non ne avevano nessuno. Ma queste parole avrei potuto dirle io, non un pastore valdese. Dunque l'allegoria è liquidata, la Bibbia va letta per quello che è scritto. Fantastico. È firmato dottor Daniele Garrone, non Mauro Biglino. Allora, se la Bibbia va letta per quello che è scritto, allora le traduzioni sono affidabili oppure no? Perché? Se non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo quando l'ha scritta, non sappiamo come fosse scritta. Diciamo che chi l'ha scritta e diamo delle spiegazioni, quando diceva una cosa ne voleva dire un'altra, ma almeno ci viene la voglia di leggere ciò che c'è letteralmente scritto? Perché altrimenti viviamo esclusivamente di fantasia, cioè di interpretazioni su un testo che non conosciamo. Ma le traduzioni, e qui era, c'era la terza domanda, e per esempio si è parlato della traduzione di un versetto di qui, dovrebbe essere uguale, così la prendiamo. Scusate. Genesi 17. Possiamo prenderlo per verifica. Quando Abramo, questa è la Bibbia di Gerusalemme, quindi la Bibbia commentata dalla esegesi domenicana della Ecole Biblique di Gerusalemme. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore, e in ebraico c'è Yahweh, gli apparve e gli disse: io sono Dio onnipotente. La nota della Bibbia di Gerusalemme. In ebraico c'è: io sono El Shaddai. El è il singolare di Elohim, che è il termine plurale col quale, che viene normalmente tradotto con Dio, ma è un'invenzione pura perché nella lingua ebraica non esiste il termine che indica Dio, non esiste. Lo dicono gli esegeti ebrei, lo scrivono, non lo dicono. 17.1, onnipotente, in ebraico Shaddai. La traduzione comune onnipotente è inesatta. Il senso è incerto. Si è proposto Dio della montagna, secondo l'accadico Shadu. Sarebbe preferibile Dio della steppa, secondo l'ebraico Sadeh. Allora, nelle Bibbie c'è scritto: io sono Dio onnipotente. Nella Bibbia di Gerusalemme c'è questa nota, ma nelle Bibbie che voi avete in casa, salvo che abbiate la Bibbia, questa nota non c'è. Quindi voi leggete: io sono Dio onnipotente. Quindi la Bibbia parla di Dio onnipotente. Il termine onnipotente tra l'Antico e il Nuovo Testamento c'è 91 volte. Tutte le volte che c'è nell'Antico Testamento in ebraico c'è Shaddai. Ma Shaddai, nella migliore delle ipotesi, significa della steppa. E lo sanno. Tant'è che lo scrivono nelle note. Ma in questo momento, da qualche parte nel mondo, si stanno stampando delle Bibbie dove c'è scritto: io sono Dio onnipotente.
Allora, se io so che Shaddai non significa onnipotente e continuo a tradurlo con onnipotente, sto stampando una traduzione sbagliata o una traduzione deliberatamente falsa? Perché devo dire alla gente che la Bibbia parla del Dio onnipotente, ma onnipotente nella Bibbia non c'è. Non c'è. E sapete quanto ci vuole a cambiare una parola così? 10 secondi. Si dice a quello che fa l'editing della nuova stampa: togli onnipotente e al limite lascia Shaddai, così non vanno a impelagarsi con Dio della steppa, che poi crea un sacco di problemi nelle menti dei fedeli. Se proprio non vogliono creare problemi nelle menti dei fedeli, scrivano: io sono il Shaddai. Poi ognuno penserà a quello che vuole. Ma se lo traducono almeno secondo la ipotesi più probabile. Questa qui onnipotente è falsa, sbagliata, non esiste. Shaddai ebraico. Sì, sì. Vabbè, ma noi abbiamo quella. Noi abbiamo quella. Allora, se noi leggiamo i Targumim, cioè la Bibbia scritta in aramaico, troviamo all'interno una storia completamente diversa. Per esempio, Mosè è figlio degli Yahudè, cioè dei sacerdoti di Akhenaton. Quelli che sono usciti al suo seguito dall'Egitto non sono ebrei, ma solo egiziani. Però la nostra arriva da quella lì e io racconto quella lì, perché se mi metto a raccontare anche le altre non ne usciamo più. Per questo dico: facciamo finta che. E quindi parliamo dell'ebraico, ovviamente, perché noi abbiamo quella che è la Bibbia dei Masoreti, cioè la Bibbia dei custodi della tradizione. Ok? Allora, onnipotente non c'è, ma viene sempre tradotto con onnipotente. Questa roba qui nelle note è scritta da alcuni decenni, quindi sono alcuni a essere buoni, sono alcuni decenni che sanno che Shaddai non significa onnipotente. E sono alcuni decenni che, pur sapendolo, continuano a scrivere onnipotente. Perché? Perché alla gente bisogna dire che la Bibbia parla del Dio onnipotente. Ma ce l'abbiamo sotto gli occhi, eh? Lo scrivono loro nelle note. E quando si parla di queste cose qui, per esempio l'arcivescovo ortodosso, ma io credo che qui, io ovviamente non mi leggo le risposte mie, sono qui che parlo, quindi. Ma io credo, dice l'arcivescovo ortodosso, che qui siamo tutti d'accordo, come diceva Mauro, che tante volte si devono rivedere i testi biblici. Rivedere un testo dove tante volte si perde un po' il senso della parola come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. Capite? Biblista Valdese. Certo, ogni tanto mi avviso, c'è un po' troppo di precomprensione cristiana nella scelta dei termini. Ah, sì. Sfondiamo una porta aperta quando diciamo che dobbiamo correggere molti errori o imprecisioni nelle nostre traduzioni. Ma se sfondiamo una porta aperta, e sono almeno 30 anni che nelle note c'è scritto che non, che significa onnipotente, cosa aspettiamo a passare attraverso quella porta aperta che ormai è sfondata da 30 anni a togliere onnipotente? Cosa ci vuole? 10 secondi. 10 secondi. Si dice a chi sta preparando il file per la nuova stampa: togli onnipotente e metti Shaddai, così almeno va bene. Non si creano problemi. La gente legge Shaddai e dice Shaddai, va bene. Ma se sfondiamo una porta aperta, e se onnipotente non c'entra niente, lo vogliamo togliere? Ma non solo questo, ce ne sono altri. Dicevo prima che il Nuovo Testamento esiste intanto in quanto l'Antico Testamento è una certa cosa. Cioè, l'Antico Testamento ci racconta dell'atto di creazione da parte di Dio, Dio onnipotente, onnisciente, trascendente, eccetera, 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 che crea l'universo, poi crea l'uomo, e poi a un certo punto, siccome questo uomo pecca, Dio deve mandare suo figlio, fa questa scelta estrema,
di far massacrare suo figlio per dare, attraverso questo massacro, questo assassinio, all'uomo la possibilità di redimersi e di ristabilire un contatto con lui. E allora, ovviamente, la presenza di Dio e poi il peccato originale sono i due elementi che rendono potenzialmente vero il Nuovo Testamento. Cioè sono i due elementi che fanno sì che Gesù abbia un mandante, padre, e un movente, la macchia del peccato originale che deve essere tolta. Perché dal peccato originale arriva la morte, e quindi togliendo la macchia del peccato originale noi riacquisiamo il diritto alla immortalità. Questi quindi sono i concetti fondamentali. Allora la domanda era il peccato originale. Ora noi sappiamo che il peccato originale è, sappiamo, insomma, ci viene detto che il peccato originale è la disobbedienza di Eva prima, poi Adamo ed Eva, nei confronti di Dio. Cioè questo Dio che, di cui ci viene detto tra l'altro che lascia totale libertà al nostro libero arbitrio, ma la prima volta che gli fanno una cosa diversa, io un atteggiamento del genere tenderei a chiamarlo ricatto, non tanto libertà, ma comunque fa niente, facciamo tanto qui non c'è, quindi non c'è questo atto qui, adesso lo vediamo. Allora, il peccato originale è un concetto che comincia con l'apostolo Paolo, che è il vero fondatore del cristianesimo, che nella lettera ai Romani dice che come per colpa di un uomo nel mondo è entrato il peccato e la morte, cioè Adamo, attraverso un altro uomo, cioè Gesù Cristo, c'è la possibilità della liberazione. Quindi il primo a elaborare l'idea di questo peccato originale è Paolo, poi il grande definitivo, direi così, elaboratore dell'idea del peccato originale è Agostino. Non esprimo i miei commenti le mie considerazioni su Agostino, non li esprimo proprio. Allora, peccato originale, la domanda. Siccome gli ebrei non credono nel peccato originale, il rabbino, anche perché nella Bibbia non c'è, adesso lo vediamo, il rabbino dice, ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Per quanto riguarda il peso del peccato originale all'interno dell'umanità, nella tradizione ebraica il peso è molto inferiore rispetto a quello che troviamo nella tradizione cattolica. Nell'ebraismo questo non c'è, se non in maniera estremamente velata, cioè non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Però non avrebbe offesa, perché sentite che cosa dice il biblista Valdese. Tra Genesi 3, cioè il racconto della disobbedienza, quindi del insomma, presunto peccato originale, e Romani 5, che è la lettera appunto nella quale Paolo comincia a elaborare questa idea, dunque, tra la Genesi 3 e Romani 5, dove l'apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza. E anzi, uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea. Ma se sono secoli che ci dicono che c'è il peccato originale sulla base di questa idea qui elaborata da Paolo. E il biblista dice, ma dove l'ha trovata Paolo quell'idea? Il teologo cattolico. Staccherei il concetto di peccato originale dal concetto clanico del peccato, cioè che se i genitori hanno peccato, i figli si tirano dietro le conseguenze. Una roba di questo genere, secondo me, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Capite perché dovevo parlare con i pastori e non con le pecorelle? Perché se parlo con le pecorelle dicono no, il peccato originale, noi paghiamo e quindi no, c'è bisogno dei riti per liberarci, c'è bisogno dei mediatori, cioè quindi insomma di questi qui, dei mediatori che ci riportano ad un atto di riconciliazione. No, noi non ci dobbiamo riconciliare di nulla, perché il peccato originale non c'è. Il biblista Valdese si può chiedere dove la trova un'idea del genere. Il cattolico è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata usata. E allora?
Questa roba qui, se leggerete la Bibbia di Gerusalemme, la troverete spiegata in una nota, dove si dice che il peccato originale lì non c'è. È scritto nelle note della Bibbia di Gerusalemme. Non c'è. Dice, non c'è né ciò che ci ha letto Paolo e neppure i dogmi della successiva teologia dogmatica della Chiesa. Non c'è. Ma è ovvio, che è evidente che non c'è. Basta leggere la Bibbia e si capisce che non c'è. Ma se tolgono il discorso del peccato originale, come ci tengono sotto controllo? Perché noi non abbiamo bisogno di loro, perché non dobbiamo riconciliarci con nessuno, perché non c'è nessuna macchia che ci portiamo dentro dalla nascita. 1854, il Papa Pio IX proclama il dogma della Immacolata Concezione di Maria. Ora, molti cristiani pensano che, erroneamente, che Immacolata Concezione significhi che Maria ha concepito Gesù senza quel bruttissimo atto sessuale, quindi l'ha concepito. No, Immacolata Concezione vuol dire che Maria è l'unico essere nella storia dell'umanità ad essere stata concepita senza la macchia del peccato originale, perché siccome poi doveva diventare la madre di Dio, no? Allora il Papa Pio IX, 1854, novembre se non sbaglio. Ma se il peccato originale non c'è, che cosa cavolo ha dogmatizzato il Papa? Il nulla. O se lui sapeva che il peccato originale non c'è, ha deliberatamente dogmatizzato il falso. Questo è un dato di fatto. 1858, cominciano le apparizioni di Lourdes. Bernadette Soubirous vede quella femminuccia, che lei chiama sempre nel dialetto pirenaico locale Acherò, che vuol dire quella là, e che diventa la Madonna soltanto dopo come a Fatima, dopo che la Chiesa si impossessa di tutto. Quella là, Acherò, dice: io sono l'Immacolata Concezione. Cioè, 4 anni dopo la proclamazione di un dogma che dogmatizza il nulla, arriva la Madonna che avalla quel dogma. Ma sapeva che cosa diceva la Madonna? 1, 2. Era la Madonna? 3. Che cosa hanno fatto dire a quella lì che non ha mai detto? Capite? Il Papa ha dogmatizzato il nulla. Acherò, quella là, ha avallato il nulla, sarebbe il caso di rivedere il tutto. Perché che non ci sia il peccato originale, i pastori lo sanno. E nelle condizioni giuste, senza i litigi, qualcuno mi aveva scritto dicendo che era rimasto un po' deluso perché da questi incontri si vuole sempre vedere lacrime e sangue, no? Che non producono mai nulla. Invece parlando tranquillamente, siccome quelli non sono stupidi, anzi io li ringrazio per queste cose che hanno detto, li ringrazio pubblicamente, siccome non sono stupidi, e cosa le dicono? Eravamo lì assieme allo stesso tavolo e quindi si parlava tranquillamente, loro con le loro conoscenze, io con le mie bassissime conoscenze, ma eravamo allo stesso livello lì a parlare e le cose vengono fuori. Ma allora, se non abbiamo certezze su Dio, se non c'è il peccato originale, qualcuno mi dice: beh, adesso abbiamo capito che cos'è l'Antico Testamento, invece il Nuovo no. Se abbiamo veramente capito che cos'è l'Antico Testamento, noi dovremmo dire quindi anche il Nuovo è per forza. Perché se nell'Antico Testamento non c'è il Dio Padre spirituale e non c'è il peccato originale, Gesù Cristo è senza mandante e senza movente. Infatti il problema, mentre per l'Antico Testamento il problema è anche quello, adesso poi vediamo qualche altro esempio, delle traduzioni, per il Nuovo Testamento anche lì c'è un po' di problema di traduzioni un po' ballerine, chiaramente ballerine, non si tratta di interpretazione. Ma nel Nuovo Testamento c'è soprattutto il problema di stabilire che cosa hanno inventato quando l'hanno scritto. Perché dicevo prima che noi non sappiamo chi ha scritto l'Antico Testamento, ma non sappiamo chi ha scritto la Bibbia. Cioè, togliamoci dalla testa la certezza che i Vangeli siano stati scritti da Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Nessuno sa chi li ha scritti. Ci hanno messo mano un sacco di persone. Un sacco di persone.
i Vangeli che venivano letti all'inizio, per esempio, stralciavano delle... Faccio l'esempio, sapete quando Gesù salva l'adultera che doveva essere lapidata, no? Lo ricordate, no? Dice chi è senza peccato scagli la prima pietra. Cioè, come dire, magari voi ci siete andati assieme a lei, no? Bene. Questo passo qui, per esempio, nei primi decenni non veniva letto, sapete perché? Perché i mariti avevano timore che le mogli si aggrappassero a quello per dire no, ma se le perdona lui... Hai capito? Cioè, se anche mi becchi che, insomma, sono andata a pascolare da altre parti e quindi non lo facevano leggere per timore che le donne si aggrappassero, cioè, capite? All'inizio si predicavano alcune decine di cristianesimi diversi, non c'era l'accordo neppure sul nome Gesù, Poi è arrivato Costantino che li ha riuniti a Nicea e ha detto adesso voi uscite di qui con una verità, una, fate voi, le altre via tutte. Quella verità è venuta fuori con votazione per alzata di mano, è mazzato. E noi crediamo a quella verità lì, è mazzato, è mazzato, cioè alla fine alzata di mano, prima si picchiavano per discutere amabilmente, amorevolmente, è venuta fuori quella verità lì, cioè il cosiddetto credo niceno costantinopolitano. E noi crediamo a quello. Se ne avessero lì per votazione votata un'altra, noi crederemo a quell'altra. Questo è il dato di fatto. Il che non vuol dire, lo ripeto, perché che Dio non esiste, perché io di Dio non so nulla, io non ho le certezze degli atei, tant'è che tra i miei nemici ho tantissimi atei, tantissimi, anche se può sembrare strano, perché ci sono purtroppo degli atei che sono dogmatici tanto quanto i fideisti, e quindi ne ho tantissimi che cercano di massacrarmi anche loro. Io non ho le certezze degli atei, io di Dio non so nulla e non ne parlo mai. Quando io dico che la Bibbia non parla di Dio, non intendo dire Dio non esiste, dico che quel libro non se ne occupa, punto. Ma il fatto che quel libro non se ne occupi non vuol dire che Dio non esiste. Se Dio esiste o non esiste è una cosa che riguarda la vostra fede. Ognuno se lo vede con la sua coscienza. Sia ben chiaro. I mondi spirituali sono temi di cui ciascuno si occupa da solo, intimamente, con la sua coscienza. Io non so nulla di quei mondi. Lì la mia ignoranza è abissale, quindi non ne parlo mai. Mai. So, diciamo, tra le tante cose so almeno tacere sulle cose di cui non so nulla. E quindi non ne parlo mai. Quindi tutto è possibile. Tutto è possibile. È che quel libro non ne parla, punto. Tutto lì. E se quel libro non ne parla, quindi anche i Vangeli, di conseguenza, sono un'altra roba. Allora io nel libro che è uscito un mese fa, mi sono occupato per la prima volta del Nuovo Testamento e ho preso alcuni passi, alcuni momenti della vita di quell'individuo lì, di questo Giosuè, ah, tra l'altro si chiama Giosuè, non Gesù, Gesù è un modo per latinizzato per distinguerlo da tutti i Giosuè del tempo, ma tutti gli altri si chiamano Giosuè, tutti gli altri che si chiamavano come lui vengono chiamati Giosuè, lui invece no, lo dobbiamo chiamare Gesù, perché no, lui si chiamava Giosuè, che era il nome più diffuso in assoluto che ci fosse in quel momento, non soltanto in quel momento lì, in quei decenni, perché è un nome che significa che Yahweh viene a salvare, e quindi era un nome che veniva dato a tantissimi e lui era uno dei tanti. Tra l'altro uno dei tanti ed era ritenuto tale anche da molti dei cristiani dei primi tempi, tant'è che quando Celso, che è uno dei grandi eretici, nel senso che appunto quando si è stabilito una verità chiunque non dicesse quella verità lì veniva considerato eretico e le sue opere dovevano scomparire e essere bruciate. Celso, quando ci parla di questi primi gruppi di cristiani, ci dice nel suo libro Il discorso vero, nel libro quinto, se intendono affermare che è l'unico, li si può cogliere in flagrante menzogna e in contraddizione. Essi infatti affermano che ne sono venuti spesso anche altri, persino il numero di 60 o 70 alla volta,
E dicono anche che sulla sua stessa tomba venne un altro messaggero, e se, secondo un'altra versione ne vennero due, e risposero alle donne che era risorto. Il figlio di Dio, a quanto pare, non riuscì ad aprire da solo la tomba, ma ebbe bisogno di un altro che smuovesse la pietra. E un altro messaggero si presentò al carpentiere per la gravidanza di Maria, e un altro ancora per farli fuggire in Egitto. Cioè, nei primi anni del cristianesimo c'erano dei cristiani che dicevano che Gesù non era che uno delle decine di messaggeri che sono stati mandati. Poi il tutto è stato preso in mano dalla teologia monoteista, e allora è finito tutto. Ma questo c'è anche. E nel libro ultimo, per esempio, adesso, appunto, visto che si parla della gravidanza di Maria, ho portato dei testi coevi ai Vangeli dove si parla dei sospetti che Giuseppe aveva, non tanto su Maria, ma sul fatto che Maria fosse stata ingannata da uno che si era presentato per un altro. Ma di queste robe qui ovviamente non si parla, perché non si deve parlare. Ma chi è quest'uno, potrebbe essere quest'uno che si è fatto presentare per un altro? Siccome Maria si presenta un Gabriel, e Gabriel non è il nome di un individuo, ma indica una funzione, una sorta di grado gerarchico, significa un gever di un El, cioè uno che esercita il potere per conto di un El, una potenza di un El. Quindi un Gabriel si incontra con Maria e lei rimane incinta senza conoscere l'uomo. Cioè incontra uno o che era veramente uno che esercitava il potere per conto di un El, o uno che si è fatto passare per uno che esercitava il potere per conto di un El. E quando la incontra le dice in greco, così è scritto nei Vangeli, Caire che caritomene, cioè gioisci, e viene tradotto che caritomene, piena di grazia. Ma che caritomene è un aggettivo che deriva dal perfetto medio passivo del verbo carito, che significa rendersi belli, graziosi fisicamente. Non piena di grazia, ma di grazia, cioè di bellezza, di elementi che fanno sì che tu sia carina e che tu possa piacere. E quindi quel saluto potrebbe essere gioisci tu che ti sei fatta bella, perché abbiamo scelto te per fare quello che dobbiamo fare. E lui potrebbe essere uno dei tanti impianti che loro hanno fatto nel corso dei secoli. Perché caire che caritomene letteralmente significa questo. Se poi chi vuole dare una lettura teologica dia pure la lettura teologica, io che sono uno schifoso materialista do la lettura così. E questa lettura è in perfetta linea, coerente con tutto ciò che ci racconta l'Antico Testamento. Ripeto, non so se sia vero, perché attenzione, è secondo buon senso, è secondo logica, è coerente. Poi che sia vero o no, io non lo so. Non lo sa nessuno. Io lo dico che non lo so. Io lo dico che non lo so. Perché non ho le prove. Sono altri che hanno le prove provate. Io no. Provo tanta stima per quelli che hanno le prove provate. Io non le ho. Però c'è anche questo. E allora bisogna, come dire, leggere le cose e vedere se hanno una loro coerenza. Cioè, il facciamo finta, visto che non sappiamo, non l'abbiamo neanche letto, il facciamo finta che la Bibbia, gli autori biblici, che non sappiamo chi fosse, ci volessero dire ciò che hanno letteralmente scritto, è una scelta metodologica. Cioè facciamo finta che le cose stiano così e vediamo che cosa ne viene fuori. Ora, adesso sono parecchi anni che lo faccio e ne viene fuori un quadro che dal mio punto di vista ovviamente è sempre più coerente. Cioè ha un senso che diventa evidente anche senza la necessità di introdurre le categorie del mistero della fede, mistero di Dio, queste cose non si possono capire. No, si può capire tutto. Si può capire tutto e ha tutta una sua logica. Ripeto, perché su questo io voglio essere chiaro, il fatto che abbia una sua logica non vuol dire che sia necessariamente vero, perché non lo so. Sicuramente, su questo non ho dubbi,
è molto più vero di quello che raccontano questi qui. Per questo vi dico, leggete i libri dei teologi con la Bibbia a fianco, fatelo anche con i miei, eh? Verificate ogni virgola che scrivo, per cortesia, ma verificate ogni virgola che scrivono anche loro. E poi scegliete voi, perché tanto l'unica cosa che conta è ciò che voi scegliete, e voi scegliete ciò che potete anche scegliere, ciò che vi fa star bene, perché tanto l'importante è insomma, passare una vita decorosa. Quindi scegliete ciò che vi fa star bene, però scegliete conoscendo, perché altrimenti si corre il rischio appunto di credere al peccato originale. E questo lo dicono loro che non c'è. E poi si va avanti. Ma la Bibbia allora se su Dio non abbiamo certezza, se onnipotente è una traduzione sbagliata, la Bibbia per esempio parla di eternità. La parola eternità la trovate un sacco di volte. Perché? Perché se parla di Dio, Dio per forza deve essere eterno, e quindi il concetto di eternità è inevitabile. La parola che viene tradotta con eternità in ebraico è olam. Questo è il dizionario di ebraico aramaico biblici della Società Biblica Britannica. Uno degli autori è il dottor Daniele Garrone, che era seduto lì alla mia sinistra. Okay? Alla parola olam, che viene sempre tradotta con eternità, sempre, sentite cosa c'è scritto, e volevi leggerlo tu. Non tradurre con eternità, si tratta di un tempo molto lungo. Allora, nei dizionari c'è scritto non tradurre con eternità. Come lo trovate tradotto? Sempre eternità. Ma se è scritto nei dizionari come onnipotente, la vogliamo smettere di tradurre con eternità? La vogliamo smettere? Perché si è scritto addirittura nei dizionari. Ma qui tra l'altro la cosa curiosa, sapete qual è? Che su questo abbiamo interloquito io e i signori. Non tradurre con eternità. E dice il biblista Valdese che lui si stupisce del fatto che Biglino si stupisca di questo. Perché per quel che mi riguarda sfondano una porta aperta. Tutti i dizionari, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Ma porca miseria, se tutti i dizionari dicono quella cosa lì, la vogliamo togliere la parola eternità dalla Bibbia? O no? O sono io che mi invento le traduzioni? Perché poi da questo mondo qui, da questi qui, no? Arrivano tutti quei gruppi che mi attaccano per dire Biglino inventa, Biglino, arrivano da questi qui, da questi qui. Se io dico che non si parla di eternità, io invento, c'è scritto nei dizionari, compresi i dizionari teologici, arrivo, compresi i dizionari teologici. Ma allora come onnipotente la vogliamo togliere la parola eternità? Ci mettiamo 10 secondi. 10 secondi dopo escono le Bibbie senza più la parola eternità, senza più la parola onnipotente. Però mi rendo conto che potrebbe essere un problema, no? Prego. La cosa più bella è la risposta che proprio tu hai dato alla conferenza. Quale? Quella del tuo, perché lui aveva fatto appunto l'intervento dicendo mi stupisco che Biglino si stupisca. E tu giustamente poi hai preso la parola e hai detto mi stupisco io di due cose. Il primo è che è la prima volta che l'hai scritto non tradurre in questo modo, su un vocabolario. E la seconda cosa che ti ha meravigliato è che comunque continua a essere tradotto. Ok, grazie. Perfetto, grazie. Sei salvato in un hard disk. Eh? Sei salvato in un hard disk umano. Ok, grazie. Cioè, in effetti, no? Voglio dire, in un dizionario c'è sempre scritto come tradurre, non come non tradurre. Ma allora se lo sappiamo tutti smettiamola, è così semplice. Ma non è mica finita, sapete? No, non è mica finita.
Parlando di questo, eternità e altri concetti come immortalità, il teologo cattolico dice: a me pare proprio che nel mondo semitico non esistono i concetti filosofici metafisici, non esistono proprio, non esiste il concetto né dell'eternità né della immortalità. Così anche il concetto di eternità o di immortalità, ad esempio, sono concetti astratti e lì non esistono. Okay. Bene. Ma allora il concetto della creazione, questo, il teologo cattolico, questo concetto di creazione dal nulla è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica. Tant'è che in ebraico, così come non c'è il termine che significa Dio, non c'è il verbo che significa creare. Bara, che viene tradotto con creare, significa sempre, sempre intervenire in qualcosa che già esiste per modificarlo. E quindi il concetto di creazione è fuori completamente dalla mentalità semitica. Ma allora, non c'è il termine che indica Dio, non c'è onnipotente, non c'è creazione, non c'è eternità, non c'è immortalità, non c'è il peccato originale. Ma c'è bisogno che discutiamo su dei singoli termini? C'è bisogno che discutiamo su dei singoli termini? È tutto da rivedere, non i singoli termini. Le discussioni sui singoli termini servono per far dimenticare queste robe qui. È un po' come, a volte mi viene in mente un consulto di chirurghi ortopedici, no? Che sono di fronte ad una radiografia e stanno discutendo se nella falangina del mignolo quel segno che è lì è una vera frattura oppure no, ma dimenticano che quella falangina appartiene a un dito, che appartiene a una mano, che appartiene a un braccio, che appartiene a un corpo su cui è passato un tir con tutte le sue ruote. Alla fine discutiamo pure anche di quel segnetto che c'è sulla falangina lì, ma non dimentichiamo che c'è un corpo su cui è passato un tir con tutte le sue ruote. Questo è. Ed è per questo che dovevo incontrarmi con signori di quel livello. Perché gli altri, quelli sotto, queste cose non le dicono. Anzi, quando io le dico, si scatena il finimondo. Il finimondo si scatena. Ma se non c'è il termine creazione, chi è che ha creato l'uomo? Il teologo cattolico. Beh, Adamo, e qui era la domanda fatta dalla giornalista, no? Ma quindi secondo la lettura biblica si può davvero parlare di creazione di Adamo? Risposta del teologo cattolico. Beh, Adamo è stato fatto, una cosa un po' diversa. La giornalista. Ma quindi lei si trova d'accordo con Mauro Miglino? Lui. Cioè, vuol dire che è stato fatto con qualcos'altro, è venuto fuori, se vogliamo mantenere l'allusione, una possibile allusione che l'uomo è stato fatto d'altro, sì, anche di altro. Non poteva andare fino in fondo. Il primo fatto della storia. E quindi mi metto nei suoi panni. Non poteva andare fino in fondo. Ma ci ha detto tutto. Ci ha detto tutto. Perché questa roba qui, l'esegesi ebraica, la sa da sempre. Da sempre. Scusate, ma è un casino. Ma se... Allora, intanto, una breve premessa solo per chiarire. Quando la Bibbia parla di Adamo ed Eva, non parla capostipiti dell'umanità, ma parla dei primi due che hanno dato origine ad una discendenza precisa all'interno dell'umanità. Quindi Adamo ed Eva non sono i progenitori dell'umanità, sono i capostipiti di una razza speciale. Ok? Questo bisogna averlo molto chiaro. E la Bibbia ci parla degli Adamiti, degli Adamiti, cioè di questa razza speciale, che poi sarebbero loro i discendenti degli Adamiti. Quando
nel 97 è stata clonata in Scozia la pecora Dolly. C'è una domanda laggiù? No, 5 minuti per la pausa. Ah, 5 minuti? Per la pausa. Ah, allora finisco questo poi. La clonazione della pecora Dolly ha creato ovviamente un sacco di problemi di ordine filosofico, etico, eccetera, 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 ma perché si diceva chiaramente dalla clonazione degli animali si passa alla clonazione dell'uomo con tutto quello che ne consegue. E quindi mesi e mesi e mesi di interventi di scienziati, filosofi, pensatori, teologi, bioetici, eccetera, 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 quindi con interviste su interviste. E quindi ognuno diceva la sua, poi sono stati intervistati anche i rabbini. E i rabbini, in assoluta tranquillità, sapete cosa hanno risposto? Trovate ancora gli articoli con le interviste. La clonazione, ma che problema è? C'è già nella Bibbia, basta vedere come sono venuti al mondo Adamo ed Eva. Loro lo sanno da sempre. È da noi che non si può dire perché è tabù. Dire che Adamo ed Eva sono il prodotto di, soprattutto Eva, il prodotto di clonazione. Possiamo prendere la Bibbia, Genesi 2:23, chi è che ce l'ha? Finisco questo. Intanto che lo cercate, a gennaio di quest'anno un altro rabbino, Zionitz Witt, che è docente alla Jewish University del Maryland, dice che tradurre, sapete che Eva sarebbe stata fatta con la costola, no? Di Adamo. Dice che tradurre con costola è sbagliato, e in effetti non vuol dire costola, vuol dire parte laterale ricurva, che può essere qualunque cosa, anche la cresta iliaca per esempio. E dice perché? Dice perché per fare Eva ciò che hanno preso l'hanno preso dal pene di Adamo, dice questo rabbino. Cioè, in quel mondo culturale lì, il problema non è se l'uomo è stato o no creato da Dio. Il problema è da quale parte del corpo del maschio sono state prese le cellule per fare la femmina. Questo è il problema. Ah, ok. Madonna santa. Mi inchino alla rapidità. Scusi, con quali mezzi all'epoca hanno fatto la cosa? I mezzi degli Elohim, poi se abbiamo tempo ne parliamo, non degli uomini, ma dei nostri fabbricatori. Ce l'ha Genesi 2:23? Ce l'ha? Trovato? Lo legge per cortesia. Allora l'uomo disse: questa volta esse carne della mia carne, osso delle mie ossa, si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Ok. Se io vi dico: questa volta la pasta è cotta al punto giusto, cosa significa? Che le altre volte non era cotta al punto giusto. Adam dice: questa volta è carne della mia carne, non le altre volte. Perché prima gliel'hanno presentate altre, e nella letteratura rabbinica e extrabiblica c'è scritto che lui le ha rifiutate. E dice: questa la accetto perché questa qui l'avete fatta con un pezzo di me. Tant'è che dice che si chiamerà donna, in italiano purtroppo non rende, in ebraico è, si chiamerà Isha, perché deriva da un Ish, cioè l'aggiunta della desinenza femminile al termine Ish, che significa individuo maschio. Quindi questa qui è una maschia, o una uoma, se vogliamo provare a tradurre, sarebbe meglio non tradurre. Lui è un Ish, pigliano un pezzo di lui e fanno una Isha, cioè una che deriva da lui, fatta del suo stesso pezzo, cioè del suo stesso patrimonio genetico. E c'è scritto: questa volta è quella giusta, questa volta. Questo sposta solo indietro il problema. Ma difatti la Bibbia non si occupa del problema, la Bibbia ci parla degli adamiti, e questo è il succo del discorso. Cioè, quando si capisce questo, si è svelato tutto. La Bibbia non si occupa dell'uomo, dell'umanità, delle origini dell'universo. No, la Bibbia ci racconta la storia degli adamiti. Dice: noi siamo quelli, noi abbiamo fatto un patto con quello lì, noi cerchiamo di rispettare la nostra parte di patto, e lui prima o poi dovrà rispettare la sua. Questa è la Bibbia. Facciamo pure la pausa. Al capitolo 6 si parla di un incontro tra un angelo e Gedeone.
Angelo è la traduzione greca, angelos, di malach in ebraico, e malach in ebraico significa esattamente come angelos in greco, uno che porta un messaggio. E i malachim, plurale, nella Bibbia sono sempre individui in carne ed ossa, nulla a che vedere con le figure angeliche che poi ci sono state raccontate. Anche qui lo sottolineo, non dico che non esistono gli angeli, io degli angeli non mi occupo. Quindi esistono gli angeli, tutto quel che volete. I malachim biblici non sono gli angeli che ci sono stati raccontati. Questo Malach incontra Gedeone, parlano, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro poi alla fine anche gli dice anche stai tranquillo, non morirai, perché diciamo incontrare uno di quelli lì non era mai piacevole. Si correva il rischio di morire. E quindi gli dice anche stai tranquillo, non morirai, perché lui era un po' preoccupato, perché dice ho visto faccia a faccia uno di quelli lì, quindi incontrare gli angeli biblici non era gradevole, soprattutto per le ragazze con i capelli lunghi, poi se abbiamo tempo ne parliamo, e io dico sempre se abbiamo tempo. Allora comunque si incontra con Gedeone, insomma, poi a un certo punto gli dice preparami, insomma Gedeone va a preparargli del cibo, quindi torna a casa e lui sta lì e lo aspetta. Gedeone torna con della carne cotta dentro del brodo, glielo fa mettere su una roccia e dopodiché lui con un oggetto cilindrico che aveva in mano gliela incendia, così, e brucia tutto, brucia sia la carne che il brodo. Dopodiché in tutte le Bibbie che avete in casa, se volete andate a verificare, così segnatevelo, oppure chi ha la Bibbia qui, Giudici 6 versetto 21, c'è scritto in tutte le Bibbie che avete in casa disparve agli occhi, l'angelo disparve, l'angelo sparì, l'angelo scomparve. In ebraico c'è scritto se ne andò camminando. Allora, siccome gli angeli sono, devono essere per forza esseri spirituali, devono per forza sparire. No, siccome non sono esseri spirituali, camminano come tutti gli altri. E così è scritto in ebraico. In Daniele, nel libro di Daniele, segnatevelo, capitolo 9, versetto 21, anche questo, Daniele racconta di un suo incontro con un Gabriel, di nuovo un Gabriel come Maria, e dice, vidi arrivare un Ish, cioè vidi arrivare un individuo maschio. E nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto che arrivò volando con leggerezza. In ebraico c'è scritto ed è riportato addirittura come esempio nei dizionari di etimologia ebraica, come il Klein, dove si cita proprio il versetto di Daniele, arrivò essente affaticato di fatica. Voi nelle Bibbie trovate scritto arrivò volando con leggerezza, volando leggermente. In ebraico c'è scritto arrivò essendo affaticato di fatica. Capite? Siccome gli angeli volano, arrivano volando. No, siccome gli angeli non volano, arrivano anche sudati, con le ascelle che puzzano. Come noi. Questo è. Questo è. Ma è scritto addirittura nei dizionari. Cioè non è invenzione mia, è scritto nei dizionari. No? Come nei dizionari di teologia è scritto in tutti che non si parla di eternità. Cosa c'è scritto? Eternità. Nei dizionari c'è scritto che arriva e sente affaticato di fatica. Cosa c'è scritto? Volando leggermente. Basta. Basta. E da quel mondo lì si dice biglino, si inventa le traduzioni. Mi facciano un esempio di un termine mio di traduzione così, portandomi i dizionari. Capite? C'è la Bibbia parla degli Elohim. In questo libro qui, prima tra l'altro vi ho detto, quando vi ho parlato di Lourdes, non so, ce l'hai qui? C'è un libro di Laura Fezia che è Le apparizioni mariane, il grande imbroglio. Cioè, se per caso siete interessati a questo,
C'è questo libro dell'autrice Laura Fezia che si intitola Apparizioni mariane, il grande imbroglio. Così vi rendete conto di che cosa c'è dietro quel mondo lì. Ve lo consiglio vivamente. Per quanto riguarda il discorso della genetica, invece c'è questo qui, che è il primo, adesso ne sta preparando un altro con del materiale interessantissimo, che è di un biologo molecolare, I geni manipolati di Adamo, dove si racconta come quelli hanno potuto fare per fabbricarci. Perché c'è una parte della genetica ufficiale, accademica, che sta prendendo in seria considerazione l'idea di fare finta che ciò che hanno scritto i testi antichi sia vero. E ci dicono, se noi facciamo finta che è vero ciò che c'è scritto lì, noi abbiamo risposte a un sacco di domande alle quali in questo momento non siamo in grado di dare risposta. Cioè, per esempio, da dove arrivano 11-12 sequenze geniche che noi abbiamo nel DNA, che sono proprio quelle che fanno sì che noi siamo sapiens, che nessuno sa da dove arrivano, perché non le condivide, non ce l'ha nessun altro, neanche le scimmie più vicine a noi come il Pampaniscus e il Pantroglodites. Non sappiamo da dove arrivano. Il problema è che i testi antichi ci dicono da dove arrivano. Basta che facciamo finta che sia vero. Facciamo finta che sia vero e vediamo che cosa ne viene fuori. Per fortuna c'è una parte del mondo accademico che sta cominciando a fare finta che sia vero. E stanno cominciando quelli coraggiosi a scrivere dei libri. Perché la Bibbia non ci parla di Dio, ma ci parla degli Elohim. E gli Elohim sono tanti. Sono proprio tanti. Io in questo libro qui mi sono proprio, come dire, ho cercato di ridurre al minimo, proprio per evitare ogni possibile elaborazione fantasiosa, e ce ne sono almeno 20 nella Bibbia, almeno 20 Elohim diversi, almeno 20. Yahweh è uno di quelli, ok? E quindi li ho citati qui. E c'è un passo nella Bibbia dove si dice che gli Elohim muoiono come tutti gli Adam, che è il Salmo 82. E è ovvio che l'esegesi teologica non può accettare quel passo, perché lì c'è scritto che Dio muore, no? Se Elohim vuol dire Dio, e lì c'è scritto che gli Elohim muoiono come tutti gli Adam, lì c'è scritto che Dio muore. Allora lì cosa fanno? Dicono, ah no, ma lì Elohim non vuol dire Dio, lì Elohim vuol dire giudici. Cioè ogni volta uno si inventa una traduzione diversa, no? Elohim vuol dire Dio, salvo i passi in cui Dio non sarebbe sostenibile, allora vuol dire altro. Cioè, se facessi io una roba del genere, mi... Porca miseria! Ma neanche l'avessimo preparata. Ma certo morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i poteri. Io ho detto voi siete dei, nella Bibbia c'è scritto Elohim Atem, Elohim voi. Sì, è vero, voi siete Elohim, ma non pensate di essere chissà chi, voi crepate come tutti gli altri. E lì. Dario, veramente c'è una roba. Vieni con me alle conferenze. E, capite? Allora si dice che lì, no, allora lì non significa più Dio, ma significa giudici. Il problema è che nel Salmo 2, dove si parla dei giudici, adesso c'è qualcuno che conosce l'ebraico? Quasi tutti. E no, magari c'è un ebreo, non lo so. Allora, questo qui è il Salmo 82. Dove si parla degli Elohim. Questo qui è il Salmo 2, dove si parla dei giudici, e si usa esattamente la terminologia che tutta la Bibbia usa quando parla dei giudici. Non usa mai il termine Elohim, mai. Usa il termine Ferilim, Shoftim, che sono quelli che significano giudici, mai Elohim. Quindi dire che lì significa giudici è una delle tante invenzioni dell'esegesi teologica, che non sapendo come spiegare il fatto che la Bibbia dice che gli Elohim muoiono, dicono vabbè, lì muoiono, vabbè, perché sono dei giudici. Però attenzione, l'hai tolto. No, ho messo Shoftim. Perché di... cosa hai messo? Sono... Avanti, Dario, avanti. E quindi... Cioè è la Bibbia stessa che li smentisce. È la Bibbia stessa che li smentisce. Non io, è la Bibbia, basta leggerla. Non usa i termini. Quando dice Elohim indica Elohim. E quando vuol dire giudici, usa i termini per dire giudici, punto. E noi devono smetterla di inventare. Devono smetterla. In uno dei siti dove... Una volta in una conferenza di Roma mi hanno detto, lei lo sa che quelli di consulenza ebraica la vogliono massacrare?
ed è uno dei siti dove veramente mi si... Beh, però in questo sito ci sono gli esegeti che dicono le cose come stanno. E allora il termine malak, quello che abbiamo detto prima, angeli, tradotto in italiano con angelo, ha come soggetto esseri comuni, non gli angeli spirituali. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. È noto da sempre. E uno dice, ma perché non ce lo dicono? Hanno, posso dire una cosa, hanno ragione a non dirci. Perché la loro posizione, cioè se io fossi un ebreo direi, voi cristiani mi avete rubato il libro, ne avete fatto quello che volevate, ci avete inventato quello che volevate, adesso credete alle favole che vi siete inventati, che dovere ho io di spiegarvele? Ma loro lo sanno e lo scrivono quando sono sollecitati. Su varie cose Mauro ha ragione, perché qui appunto si dice, cioè qui è stato scritto anche che sono un asino patentato, eccetera, eccetera, eccetera. Su varie cose Mauro ha ragione, la Bibbia, come egli afferma, non è un libro di religione. Perché è un libro che racconta la loro storia, punto. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. I malachim sono esseri comuni. I cherubini è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud che erano oggetti meccanici. Io ho dedicato due capitoli a questo tema delicatissimo dei cherubini. Che mentre i malachim non sono angeli, ma almeno sono individui, i cherubini non sono neppure individui, erano robot, cioè oggetti meccanici. I cherubini è noto agli ebrei attraverso il Talmud che erano oggetti meccanici, una specie di robot che servivano a... Ma basta leggere la Bibbia e lo si capisce. Io ho dedicato un capitolo a documentare che Satana nella Bibbia non esiste. Il capitolo sul Satan, Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti. Prego. Posso fare un'osservazione? Sì. E lei nelle sue conferenze cita sempre queste fonti, forse perché sono quelle più contrarie alle sue tesi. Sì, per questo che le cito, sì. Esatto, immagino. Ma questa è la Bibbia di... Famiglia Cristiana. Nella nota... a Giotto, sì. È detto chiaramente, posso leggere? Sì. È detto chiaramente questo. Si parla di Satana, ovviamente riportato con la S maiuscola, quindi una personificazione, ma la nota dice questo. Nel testo ebraico è preceduto dall'articolo, poiché viene considerato non quale nome personale, ma comune. Indica propriamente uno che si oppone ad un altro per distoglierlo da fare qualcosa o per accusarlo in giudizio. Esattamente quello che dice lui. Cioè Satana come principe dei demoni non esiste. Non esiste. I nomi dei diavoli? Andiamo proprio a braccio qui, Va bene. Allora, quanto tempo ho? Perché ho ancora un sacco di cose da dire. Vi dicevo prima che la Bibbia è il racconto della storia di una famiglia, non di un popolo. Questa famiglia è la famiglia di Israele. Sto semplificando per non farla troppo lunga. Israele, cioè Giacobbe. I cugini, contro cui sono i Moabiti, Ammoniti, Amalechiti, Edomiti, Madianiti. E se voi leggete la Bibbia vedrete che le lotte sono soprattutto contro questi qui, cioè contro i familiari. Perché il capo degli israeliti, cioè Yahweh, insomma, non poteva neanche sognarsi di mettersi a combattere contro Egitto, Assiria, Babilonia, Ittiti, perché cioè proprio galassie diverse. Lui era piccolo, piccolo, piccolo e doveva occuparsi di quei piccoli fazzoletti di terra che poteva pensare di riuscire a conquistare con i suoi in terra di Canaan. Allora, la Bibbia ci nomina, allora Israele era comandato da questo Elohim di nome Yahweh. Questi qui erano comandati dall'Elohim, lo trovate tutto nella Bibbia, Kamosh. Questo qui era comandato da Milcom. E poi ce n'erano altri, ma adesso mi interessano questi due qui per la domanda che mi è stata fatta. Allora, questi qui, oltre ad avere questi nomi propri,
avevano anche dei, diciamo, soprannomi che indicavano certe loro preferenze. Per esempio, uno era chiamato Baal Peor, che vuol dire signore della esposizione degli organi genitali, perché dice la Bibbia questo qui praticava sesso e lo faceva praticare ai suoi, insomma gli piaceva molto, tant'è che molto spesso gli israeliti mollavano Yahweh per andare da quello lì e lui li ammazzava. Leggetelo nella Bibbia, lui li ammazzava perché diceva: se andate da, io vi ammazzo. Bene, un altro era chiamato Baal Zavuv, che significherebbe signore delle mosche, e conoscendo, è una delle possibili letture perché ce ne sono altre, comunque quella tradizionale, diciamo così, conoscendo certe loro attitudini, il fatto che qualcuno di loro potesse avere casa o magazzini pieni di mosche, vista la predilezione che avevano per la carne che si facevano bruciare, diciamo che è comprensibile. Allora, quando la teologia ha preso questo qui, cioè Yahweh, e lo ha fatto diventare Dio, ha preso i suoi nemici e li ha fatti diventare i suoi avversari. Quindi nel mondo di là, nel mondo della trascendenza spirituale, Yahweh è diventato Dio e questi qui sono diventati i demoni. Baal Peor in ebraico, in greco è diventato Baal Fegor e poi Ben Fagor. Baal Zavuv è diventato Ben Zebù. Capite da dove arrivano i nomi dei diavoli? Inventato Dio, inventati usando gli stessi nomi i suoi avversari. Di una chiarezza disarmante. Voi lo prendete in greco, questo qui è Baal Fegor e poi diventa Baal Fegor e poi diventa Ben Fagor. È proprio lì, sotto gli occhi. E questo qui diventa Belzebù. Capite? È così. Allora, tra le cose che piacevano a loro, ce n'è anche una che sta, per esempio, nel... Io non lo chiamo più mito perché ormai... Nel libro Mondadori, in questo libro qui, ho cominciato la prima analisi parallela tra Bibbia e testi greci che ci raccontano esattamente le stesse storie. Nel nuovo libro sto proseguendo e oltre ai greci ho inserito anche Tacito, Plinio, vabbè, poi altri greci, Eliodoro, Strabone, eccetera. Ci racconta tutte le stesse storie che ci racconta la Bibbia, non c'è differenza, basta fare finta che, come ha fatto Schliemann, che ha fatto finta che l'Iliade forse un racconto vero, e sappiamo che cosa ha scoperto. Non ha fatto finta Felice Vinci, che anche lui ha fatto finta che l'Iliade fosse un racconto vero, e sappiamo che cosa ha scoperto. E quindi basta che facciamo finta e vengono fuori un sacco di cose molto affascinanti. Una di queste, per esempio, si trova anche nel mito o storia della fondazione della vostra città. Taras, quando vede quel famoso delfino che gli dice in sostanza che stava eviscerando una vittima per bruciare l'interiora alle divinità. Lui, sapete, era figlio di Nettuno e di una ninfa. Stava bruciando l'interiora, che è esattamente ciò che nella Bibbia è ripetuto costantemente. Ma non si trova soltanto nella Bibbia, si trova nei testi greci, ma non si trova soltanto nei testi greci, si trova in tutta l'antica religiosità romana. Cioè tutte le divinità volevano, ovunque sul pianeta Terra, volevano tutte la stessa cosa, che gli si bruciasse il grasso che sta sulle viscere. Questo è scritto nel libro del Levitico, è scritto negli antichi testi romani dove si dice che le divinità volevano l'apostrofo omentum, cioè il grasso che copre le viscere, che è esattamente ciò che c'è scritto nel libro del Levitico. Voi brucerete a me il grasso che copre le viscere, tutto il grasso che sta sul fegato, sopra i reni che distaccherete dal di sopra del fegato. Leggetelo nella Bibbia. Perché? Perché il fumo di quel grasso mi calma, dice lui. Nell'Iliade dell'Odissea questa roba qui è scritta più di 30 volte, in questo libro qui le ho riportate tutte le volte. Nel nuovo libro parlo di Strabone, che parla delle divinità celtiche, e dice che i celti bruciavano
i prigionieri alle loro divinità, perché il fumo era per quelle divinità molto appetitoso. Tutti volevano la stessa roba, tutti, tutti. Pensate ai sacrifici fatti in Centro Sud America. Cioè non sono invenzioni dell'uomo, sono richieste di quelli lì. Sono richieste di quelli lì. Tant'è che Strabone, quando ci parla di questi sacrifici fatti dai Celti che bruciavano vivi i prigionieri, dice che per non sentire le urla ballavano e cantavano, quindi non lo facevano per crudeltà. Cioè loro non avevano piacere nel provocare sofferenza, lo facevano perché gli era richiesto. Ma siccome non volevano, come dire, avvertire quella sofferenza, come potete immaginare, ballavano e cantavano per non sentirli, non è che provassero piacere. Lo facevano perché erano costretti. E questo la Bibbia se lo racconta. La Bibbia se lo dice in Ezechiele 20:25, lo dice lui che si faceva bruciare i bambini, perché quel grasso lo calmava. E nei libri, anche qui c'è, in questo qui Mondadori, c'è in qualche altro, porto, quelle parti non sono scritte da me, sono scritte da, diciamo, uomini di scienza, con la loro firma, che spiegano come mai quel grasso lì calma, cioè il fumo di quel grasso lì calma, effettivamente, chi lo annusa. Perché è pieno di sostanze che sono simili, dal punto di vista molecolare, alle endorfine, che sono quelle sostanze che il nostro cervello fa produrre al corpo quando siamo sotto stress e ci dobbiamo calmare. Quel fumo lì è pieno di sostanze simili. Questa roba qui si collega, possiamo prendere numeri 31, lo dico sempre così verificate. Ecco, qui mi diceva prima Dario che sotto qui che c'è la conferenza degli evangelisti, dice, sentiva che dicevano credo, ecco, qui invece no, cioè questa parola qui non deve esistere, qui la parola è verifico, chiaro? Quindi al piano di sotto credono, a questo piano qui per cortesia verifichiamo. Teoricamente sì. Poi lo vediamo, adesso lo vediamo. Voglio solo, finisco questo e poi parliamo un attimo di quello. Numeri 30. Dunque noi adesso sentiamo, quindi allora qui è verifico. Sotto è credo, qui è verifico. Noi sentiamo parlare, e diciamo che è barbarie o no, della guerra santa, è vero? No? Bene. L'amico ha questa stessa Bibbia, pagina 165, c'è la guerra santa contro i madianiti. Allora, questa qui è santa. Quelle che fanno adesso sono guerre barbare. Il fatto è che sono esattamente la stessa cosa, perché qui l'ordine era sterminateli tutti. E i madianiti sono discendenti diretti di Abramo, facendo finta che Abramo sia esistito, perché vi posso dire in assoluta tranquillità, ho le mail del professor Wexler, rabbino, che a mie domande su Abramo mi ha scritto, sono lì, che la maggior parte degli studiosi biblisti moderni, contemporanei loro, pensa che Abramo non sia mai esistito. Ma noi, la Bibbia ci dice che è esistito e noi facciamo finta. Però come Mosè, esatto. Allora, la maggior parte pensa che Abramo non sia mai esistito. Molti di loro pensano che Mosè non sia mai esistito. Quindi con la Bibbia facciamo finta. La premessa è sempre questa, facciamo finta. Allora, la guerra santa contro... Quindi quelle che fanno adesso sono barbare, questa qui era santa. Il versetto 14. Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro: avete lasciato in vita tutte le femmine? Furono esse che per suggerimento di Balaam a stornare i figli di Israele nella vicenda di Peor, cioè sono state le femmine a dire agli israeliti: venite qui che trombiamo, invece di fare la guerra. E allora bisogna sterminarli tutti. Allora fate così, 17. Ora uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo. Cioè quindi c'è una madre col suo bambino maschio,
uccidete tutti e due. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conserverete in vita per voi. E uno dice, mica scemi. Il problema è che in ebraico non c'è scritto tutte le ragazze. Se voi prendete la Bibbia tradotta dal rabbino Dario Di Segni, pubblicati da Giuntina, lì c'è la traduzione giusta. Ogni bimba. Perché vi dicevo prima che ringraziavo Martino Benedetto e Giuseppe Fallisi per la loro collaborazione negli studi collaterali alla Bibbia. In tutta la letteratura rabbinica nei secoli è sempre chiaramente scritto che era lecito fare sesso con una bambina di 3 anni e 1 giorno. Perché tanto poi l'imene si riforma e quindi può essere rivenduta come vergine. E in ebraico non c'è scritto ragazze, c'è scritto bimbe. Ragazze è una traduzione eufemistica perché... Ma non è mica finita, perché poco dopo, dal versetto 36, c'è la spartizione del bottino di guerra. Spartizione alla quale partecipa Dio, ovviamente, poteva starne fuori. Allora a lui toccano 675 pecore, 72 buoi, 61 asini e 32 persone, cioè 32 esseri viventi. Siccome gli esseri, gli unici esseri viventi erano le bimbe, perché gli altri sono stati ammazzati tutti, a Dio spettano 32 bimbe. Cosa se ne fa Dio di 32 bimbe? O aveva un asilo nido e se le allevava, o altrimenti ci faceva sesso, o se le faceva bruciare subito, o faceva tutte e due. Scegliete voi cosa fa più schifo, ma questo c'è. C'è niente da fare. È scritto qui. Posso chiedere un chiarimento? Sì. Allora, se io non ho capito male, questa vicenda della guerra santa trova il suo antecedente nella Bibbia, nel capitolo 25, dove si parla degli israeliti che trescavano con le figlie di Moab. C'è una confusione qui in effetti nella Bibbia, sì. Yahweh si placa. Prendiamola come tale. C'è una confusione. Cosa c'entrano i Moabiti con i Magi? Difatti, hanno confuso i popoli, sì. Cioè la Bibbia è stata scritta da tanti, quindi magari uno scrive un pezzo, un altro. E non c'è stato un bravo correttore di bozze, diciamo così. Mi sembrava che ci fosse. No, difatti. No, è chiaro. C'è una contraddizione, palese. Sì, sono d'accordo. Però ce la becchiamo. È una delle tante, Cioè nella Bibbia ce ne sono un sacco di contraddizioni di questo genere qui. Proprio perché è stata scritta da tanti in luoghi diversi, periodi diversi, e quindi poi alla fine. No, diciamo, per quanto abbiano magari cercato i masoreti di fare un controllo finale, un sacco di cose sono sfuggite, una è questa qui, per cui in realtà si dice che sono le donne di una famiglia che trescano, e dall'altra parte si dice che bisogna uccidere gli altri perché sarebbero quelle donne lì. In realtà da un'altra parte c'è scritto una cosa diversa, e vabbè, becchiamocela per quello che è. Però, cioè, è un dato di fatto che è una contraddizione. Ma la cosa interessante è, comunque, al di là che fossero moabite o madianite, la sostanza è questa qui. Capite? Tenete in vita le bimbe. E tutta questa roba qui nel nuovo libro è ampiamente documentata, appunto, con tutti i riferimenti degli studi rabbinici che si sono succeduti nei secoli, dove si riconferma che è lecito non ammazzarle, fare sesso con una bimbe di 3 anni e 1 giorno. Prego. Tra l'altro, se mi posso permettere, diciamo, si può vedere con un occhio diverso, si possono vedere anche delle cose contemporanee, tipo per esempio la pedofilia del signor Woody Allen, tipo la pedofilia del signor Polanski, e questi sono solo due casi eclatanti, ma voglio dire, in quel mondo ebraico, quindi non c'entra niente il sionismo, qui c'entrano delle tradizioni tribali che si sono portati avanti nel corso dei secoli. Il rapporto dello stesso padre, persino, o comunque nella famiglia, con queste bimbe che devono avere 3 anni e 1 giorno perché si possa procedere,
è qualcosa di normale per loro, ma che non può naturalmente essere detto, perché se lo dici sei o un ebreo che odia se stesso oppure un antisemita, ma è la realtà. E quindi la domanda è: questa roba qui è stata, era voluta da loro, cioè da quelli che gli hanno dato gli ordini? Perché se l'Elohim di nome Yahweh voleva per lui 32 bimbe, non ho capito. Quello che dici te. Quelli che sono sopra di su. Dio. Gli Elohim. Yahweh. Sì. L'Eterno, il Dio dell'esercito, il creatore. Yahweh, Yahweh, fermiamoci. L'Eterno è il creatore, ci siamo. No, 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 no. No, non ci siamo. Yahweh, eterno creatore, non ci siamo più. E perché, scusa? Perché non c'è nella Bibbia, quindi. No, nella Bibbia parla che Dio è il creatore, ah. Yahweh. Beh, chiedo scusa. Ok, va bene. Io di adesso sto ascoltando, io sono un credente, Gesù ha fatto il criminale, Dio mi ha salvato tra i cittadini, Gesù è diventato, mi stava nel mondo, ogni volta che ho fatto immagine della nostra somiglianza di Dio, che Dio ci può salvare, che Dio ci salva, dobbiamo fare un'esperienza personale, se noi arriviamo a un libro filosofico, se dobbiamo leggere un libro filosofico è una cosa. La parola di Dio è la parola di Dio, detto in greco. Dio come parla l'uomo tramite la Bibbia. Se noi vogliamo mettere il nostro pensiero, scrivere un libro, fare business, scusi lei, però te l'ho mai detto. Grazie. Non vada via. Sa qual è la differenza sostanziale? È che io mai e poi mai scenderei sotto a dire voi state dicendo delle cose che nella Bibbia non ci sono. Ma io comunque, guardi, prendo atto della sua fede, la ringrazio di questo appoggio. Sì, ok. Per colpa di gente come lei che compiono le guerre. Grazie. Allora. È salito dall'inferno. Alla fine di l'ultima conferenza che ho fatto in Sardegna, non era la conferma. L'ultima conferenza che ho fatto in Sardegna, cos'era, 2 mesi fa più o meno, sì? Alla fine della conferenza, ma in via privata, mi è dispiaciuto perché mi sarebbe piaciuto di più me l'avesse detto in pubblico come ha fatto il Signore, e mi si avvicina uno, e sapete alla fine c'è sempre un po' di gente così, quindi mi si avvicina e mi fa: io sono un teologo e lei ha detto solo cazzate, e poi se n'è andato. Mi è dispiaciuto intanto per il fatto che non me l'abbia detto pubblicamente, perché almeno avremmo interloquito un attimo così, e mi è dispiaciuto perché, siccome io ho fatto come questa sera, ho letto la Bibbia e ho letto ciò che hanno detto i teologi, gli avrei chiesto: ma scusi, le cazzate erano nella Bibbia o nelle parole dei suoi colleghi teologi? Perché io ho parlato di una mia traduzione in tutta la sera. Vero o non è vero? Vi ho parlato di mie interpretazioni? Vi sto leggendo quello che c'è scritto. Ve l'ho detto, faccio il lavoro più stupido di questo mondo. Il problema è che si è perso la parte di prima. Prego. La verità è un'altra. La religione cattolico cristiana è una delle più violente in assoluto. La loro storia è fatta di ammazzamenti estranei. È terribile. Vede, io appunto, come ho detto prima, che non scenderei mai sotto a dire: ma che cosa state dicendo? Io adesso sono 7 anni che sono appunto in rete su Facebook, io non sono mai andato una volta sola nei siti dei credenti, diciamo così, a scrivere: ma che cosa state dicendo? Non l'ho fatto una volta sola. È il motivo per il quale io faccio le conferenze e parlo solo dove sono chiamato. Tutti sanno, e gli organizzatori sanno, che io parlo gratis. Cioè, sono 6 anni che io regalo i miei fine settimana alla gente che mi chiama, mentre gli altri nel fine settimana
fanno giustamente quello che io parlo gratis e vado solo a parlare dove sono chiamato per un motivo molto semplice, perché io non ho nulla da insegnare, cioè non ho la vocazione del predicatore, non devo convincere qualcuno. Se qualcuno vuol sentire i miei dubbi, le mie cose, mi chiama e io gliele racconto. Se qualcuno non le vuol sentire, non ha che da non venire nelle mie bacheche. Io ho una bacheca mia e un mio gruppo, finito. E invece voglio dire, Ivan qui che segue le cose sa come vengano continuamente come qui, perché non ce la fanno, non devono venire a dire no, tu stai dicendo, io dico le mie cose, tu dici le tue, la gente ascolta me, ascolta te e poi sceglie. Io a differenza di certe situazioni io non devo fare proseliti, anche perché io ho un grosso vantaggio, cioè è veramente un vantaggio, no? Quello di fare appunto un lavoro da così come vi ho detto, cioè, racconto quello che c'è scritto. La seconda cosa è che io non posso dire a nessuno vieni dietro a me, perché io non so dove vado, cioè non so neanche se vado, per cui se qualcuno vuol mettermi dietro dico no, senti, tu fai la tua strada, se vuoi piglia le robe che scrivo, poi ragionaci su per conto tuo, finito, non devi neanche dirmi che cosa ne pensi, cioè non devi venire dietro a me, io non ho nei gruppi, io non ho niente, non voglio avere niente, perché ripeto, io racconto quando vengo chiamato a raccontare. Se la gente smette di chiamarmi, io smetto di fare conferenze da domani mattina, sia ben chiaro, perché non ho la vocazione del predicatore, cioè non devo dire venite da me che ho la verità, io non ho nessuna verità, chi vuole le verità vada al piano di sotto, lì ne hanno finché vogliono. Prego. La società moderna dipende da quella roba lì. Il sistema finanziario, molto semplice, il sistema finanziario che ci governa è scritto lì. Voi non vi farete mai prestare denaro dalle nazioni, voi presterete denaro, perché chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo. Basta guardarci, basta guardare la terra. È tutto scritto lì. È applicato alla perfezione. Compresi altri aspetti, poi c'era un ragazzo che mi aveva chiesto di fare parlare del Crizia di Platone, boh, non lo so, io ti avevo chiesto. Sì, sto arrivando, no, sto arrivando. Cioè ci sono delle cose, come dire, che hanno una risonanza attuale. Per esempio, non so se qualcuno di voi ha letto il Mein Kampf di Hitler. Allora Hitler fa un parallelismo preciso con la Bibbia, cioè dice che c'è la stirpe pura, cioè quella fatta da loro, e poi c'è la stirpe del serpente, che ovviamente va sterminata. Nella Bibbia, quando c'è la vicenda di Eva che viene tentata da un serpente, lei mangia il frutto. Il frutto, non la mela, eh? Sappiate che la mela nella Bibbia non c'è mai, così come nella Bibbia non c'è il Mar Rosso. Loro hanno attraversato lo Yam Suf, un mare di canne, cioè un canneto. Prima ho chiesto se c'era un ebreo tra di voi, se c'è lo dirà cosa vuol dire Yam Suf. Mare di giunchi, cioè canne, eccetera. Hanno attraversato una palude. La Bibbia ci dice anche in che modo si è formata la secca in quella palude, ma non abbiamo tempo adesso e quindi... Allora, non c'è neanche la mela, e quindi tutta la simbologia costruita sulla mela è costruita sul nulla, perché la mela non c'è. E quindi... Mangiare il frutto significa compiere l'atto sessuale. Questo c'è nel libro dei Proverbi. E quindi Eva mangia il frutto con il Nakash, cioè con quello degli Elohim che la tenta, che era un rivale dei comandanti dell'Eden, del Gan Eden, in cui si trovavano non soltanto Adamo, ma l'Adam con l'articolo, cioè il gruppo degli Adam, il gruppo dei maschi e il gruppo delle femmine. Quindi viene tentata e lei mangia il frutto con questo qui. E dopo mangia il frutto con Adamo.
e, come dire, spiega. È lì che Adamo ha cominciato a dire: ma porca Eva, qui cominciamo male. All'inizio, all'inizio lo diceva in senso positivo, porca Eva. Esatto. Sì, diciamo in tutti i sensi. Tant'è che Eva dice: io ho acquisito Caino, Caniti, et con l'Elohim. E la Bibbia poi, siccome Yahweh da un certo punto in avanti l'hanno infilato, arrivo, l'hanno infilato dappertutto, e quindi lo dice con Yahweh. In realtà Yahweh, come dice la Bibbia, hanno cominciato a nominarlo al tempo di Enosh, cioè del nipote di Adamo. Quindi vuol dire che al tempo di Adamo ed Eva, Caino, Abele, Set, che è il terzo figlio di Yahweh, non si parlava ancora. Yahweh si comincia a parlare al tempo di Enosh, cioè il figlio di Set. Quindi Yahweh da militare entra in campo dopo, prima hanno operato gli altri. Allora lei acquisisce, e tant'è che nella letteratura ebraica extrabiblica si dice addirittura che Eva potrebbe aver avuto, subito una violenza sessuale. Tant'è che nei primi anni del cristianesimo c'erano le cosiddette, poi ovviamente vengono definite sette, dei cainiti, i quali dicevano che Caino apparteneva ad una discendenza superiore a quella di Abele, perché Caino era figlio di uno di quelli là. Tant'è che io nel fumetto, io insomma il disegnatore, c'è Caino, l'abbiamo fatto biondo, perché Caino probabilmente era figlio di uno di quelli là. Capite? Cioè una storia che anche leggendo bene la Bibbia appare proprio diversa. Appare proprio diversa. E lì si dice, quando succede questo, che il capo, il comandante del Gan Eden, dice: ci sarà inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe del serpente. Cioè la tua stirpe vuol dire la stirpe tua, Eva e Adam. Cioè i due, come dire, geneticamente, dal punto di vista del DNA, uguali, Isha. La stirpe del serpente, e quindi ci sarà inimicizia. Hitler riprende questo concetto qui. E poi sappiamo che cosa è avvenuto. Il fatto è che se io fossi un ebreo, finisco solo questo, poi arrivo alla domanda, vorrei sapere la verità su questa storia. Perché sappiamo che la Shoah ha, sappiamo anche perché è verità per legge, quindi in Italia come in altri 17 paesi europei è diventata verità per legge. Quindi, la Shoah ha sterminato, diciamo, 6 milioni di ebrei. Il fatto è che di questi 6 milioni di ebrei che devono morire si è cominciato a parlare alla fine del 1800 nelle riviste giudaiche. E poi ne hanno parlato i più importanti quotidiani americani, come il New York Times. Ci sei già? Mamma mia. Il New York Times, il Sun, l'Atlanta Constitution. Vi leggo soltanto alcune cose. 6 giugno 1915. 6 milioni di ebrei in Russia sono perseguitati, cacciati, umiliati, fatti morire di fame e massacrati. New York Times, 18 ottobre 1918. 6 milioni di ebrei hanno bisogno di aiuto. New York Times, settembre del 19, 1919, 6 milioni di ebrei in Ucraina e in Polonia hanno ricevuto la notizia che stanno per essere completamente sterminati. Cioè, a partire dalla fine dell'Ottocento, cioè quindi da 50 anni prima che il nazismo li sterminasse, c'era già chi scriveva che nel sud-est dell'Europa 6 milioni di ebrei sarebbero morti. Se io fossi un ebreo vorrei sapere chi è che sapeva. Mi permetta di non farlo. Questa roba qui dei 6 milioni di ebrei è scritta anche nella edizione dell'Enciclopedia Britannica del 1902, 1911, 1926. Ma com'è che per 50 anni sono sempre 6 milioni che devono morire? Non cambiano mai di numero. E questi qui morivano quindi al tempo degli zar, dovevano morire al tempo degli zar, poi sotto l'Unione Sovietica, e poi invece sono morti sotto il nazismo. Viene da pensare che l'importante era che morissero. Insomma, è una storia, questa qui, che parte dalla Bibbia, che va tutta riscritta, tutta.
E ripeto, se io fossi un ebreo vorrei sapere la verità su questa roba qui. Cioè vorrei che i miei storici approfondissero bene 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 e ci raccontassero che cosa scoprono. La domanda. A proposito di scusate. Attraverso l'intercessione di Yahweh che io ho avuto, quindi magari questa intercessione c'è da capire. E poi io volevo capire un attimo un po' di chiarezza sulla questione Esaù, Giacobbe. Ok, tra l'altro le due cose sono legate. Qui proprio c'è un capitolo dedicato proprio a Giacobbe e Esaù. Sapete che Giacobbe e Esaù c'è la storia della primogenitura, no? Cioè la madre non riusciva a rimanere incinta e interviene l'Elohim, come già è intervenuto con la compagna di Abramo, e dopo l'intervento degli Elohim la femmina rimane incinta. In questo caso rimane incinta di due. E tutte le volte che parla di Giacobbe, l'Elohim di nome dice il mio primogenito, ma Giacobbe è nato per secondo. No? Tant'è che si dice che poi ha rubato la primogenitura a Esaù. Ma in realtà i ginecologi sanno che in un parto gemellare quello che nasce per secondo è quello che è stato concepito per primo. Quindi lui è il vero primogenito. Ed è stato concepito dopo che è intervenuto l'Elohim. Perché se erano dizigoti, appunto, nel primo c'è lui, dal secondo, magari è venuto fuori, come dire, il fenotipo precedente, ok? Tant'è che poi viene premiato Giacobbe, proprio in quanto primogenito, e lui lo definisce sempre il mio primogenito, quello che è stato concepito per primo. E poi c'è la storia del piatto di lenticchie che serve per spiegare a chi non sa, ma in realtà chi sapeva sa che chi nasce per secondo è stato concepito per primo. E quindi Giacobbe era probabilmente veramente il primogenito, anche se nato per secondo. Prego. Se gli ebrei sono i discendenti del serpente, i discendenti di Adamo, ma io direi che ormai sono tutti talmente mescolati che... I tedeschi? No. Cioè voglio dire... Il rimescolamento nel corso dei secoli è stato tale e tanto che secondo me è impossibile definire delle discendenze, anche se ovviamente mi rendo conto che c'è una parte che invece vuole definirsi di discendenza noachita pura, cioè quindi discendenti di Noè, eccetera. Tra l'altro su Noè, cioè proprio vado a braccio proprio alla cavolo, ma vi va bene così, io... Su Noè, appunto, queste discendenze qui si dice, siccome Noè è l'unico rimasto dopo il diluvio, i discendenti di Noè hanno la proprietà di tutta la terra per via del diritto marittimo, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Se noi leggiamo Giuseppe Flavio, storico giudeo-romano, ci racconta, nelle antichità giudaiche, la vicenda, lui riprende tutta la Bibbia. Poi vi dico una curiosità su Mosè, se me la ricordate. Ci racconta la vicenda, appunto, del diluvio. E lui cita un altro storico, Nicola Damasceno, che conosceva molto bene la storia degli ebrei perché Nicola Damasceno aveva fatto da avvocato per gli ebrei in una causa, eccetera, eccetera, eccetera. E dice che Nicola Damasceno, quando parla appunto del diluvio, dice che alla fine c'era questa montagna su cui c'erano i superstiti e che poi su questa montagna a un certo punto è arrivata una imbarcazione con dentro delle famiglie. E dice, quindi queste qui potrebbero essere quelle di cui parla la Bibbia. Ma su quella montagna c'era già un sacco di gente. Se è vero ciò che scrive Nicola Damasceno. E dice oltretutto che quando questi sono arrivati, cercavano poi, man mano che le acque scendevano, di convincere gli altri a scendere, ma gli altri avevano paura. Quindi se è vero ciò che dice Nicola Damasceno, su quell'altura lì, c'era già un sacco di gente quando sono arrivati loro. Quindi con la Bibbia facciamo sempre finta. Facciamo sempre finta.
Arrivo. Vi dicevo della curiosità su Mosè. Mosè nessuno l'ha visto morire. Tant'è che allora i primi 5 libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco, vengono attribuiti a Mosè. Però tutti gli studiosi, non io che non sono niente, tutti gli studiosi sanno che Mosè con quei 5 libri lì non c'entra un tubo. Nel senso che l'hanno scritti, per esempio una parte è stata scritta dai sacerdoti del Regno di Israele quando hanno inserito una riforma religiosa, hanno scritto uno di questi libri, poi hanno fatto finta di ritrovarlo nelle mura del Tempio per far credere alla gente di allora, siamo nel 620 a.C., per far credere alla gente di allora che l'avesse scritto Mosè per renderlo credibile, capite? Quindi l'inganno dura da secoli. Allora si dice, allora alla fine del Pentateuco, no, si dice che fino ad oggi, quindi pensate, Mosè avrebbe scritto questo, fino ad oggi nessuno sa dove si trova la tomba di Mosè. Quindi Mosè avrebbe scritto, fino ad oggi nessuno, chiaro che non l'ha scritto lui, no? Allora, perché la Bibbia cosa ci dice? Che a un certo punto Mosè sale sull'altura, vede la terra di Israele, dice a me è proibito di entrare per via, insomma, non rifacciamo tutta la storia, e quindi se ne va a morire. E la Bibbia dice che era in perfetta salute, proprio lo dice chiaramente, stava benissimo, vero? Stava benissimo quando ha deciso, e se ne va. E se ne va con i suoi due alti rappresentanti, uno laico e uno sacerdotale, Giosuè ed Eleazar. Se ne va in questa valle di Moab e dopodiché non si sa più nulla. Giuseppe Flavio ci racconta che, arrivato in quella valle di Moab, arrivò una nube e se lo portò via. E dice Giuseppe Flavio, e Mosè fu costretto a scrivere che era morto perché nessuno potesse dire che se n'era andato con le divinità. Siccome la nube nell'Antico Testamento indica sempre i mezzi con cui si spostavano quelli lì, e nell'Antico Testamento si dice che Enoch se n'è andato via con loro, Elia è stato portato via da loro, Giuseppe Flavio ci dice che anche Mosè è stato portato via da loro. Ripeto, io non so se sia vero, ma ce lo dice uno storico giudeo appartenente a una delle più importanti famiglie sacerdotali del Tempio di Gerusalemme. Non uno qualunque. Insomma, facciamo finta, perché la storia potrebbe essere completamente diversa, così come quando in Deuteronomio 32 si parla della divisione di cui ci parla anche Platone. Eccoli, il ragazzo si è tirato su subito. No, lo dico perché in realtà è la minima curiosità che hai detto che l'avrebbe detto poi. Ah sì? Figuriamoci. Non so neanche dove sarò la prossima volta, figuriamoci. Allora, in Deuteronomio 32,8 si dice che quando l'Altissimo è la traduzione del termine ebraico Elion, che significa quello che sta sopra, cioè il comandante. Quando quello che sta sopra, Elion, distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele. Qui non stiamo a discutere su questo versetto perché ci sarebbe da dire, ma va bene così. In quella divisione, porzione di Yahweh è il suo popolo, Giacobbe è la parte della sua eredità. Cioè, in quella divisione di popoli, Yahweh è toccato Giacobbe, non gli ebrei, non i semiti, Giacobbe. Perché i cugini di Giacobbe sono stati affidati ad altri. Egli trovò Giacobbe con i suoi in una terra deserta, nel disordine urlante delle solitudini, lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi. Versetto 12. Yahweh solamente lo guidò, in ebraico è lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Ma come fa a esserci un Elohim straniero se Elohim significa Dio ed è il Dio unico? Ma per la Bibbia Elohim non è Dio e tantomeno il Dio unico. Dice che Yahweh ha fatto tutto da solo, non si è fatto aiutare,
Quando Platone invece nel Critia e nel Timeo ci racconta la stessa cosa, ci dice che questi qui si sono spartiti, esattamente come nella Bibbia, uguale, si sono spartiti la terra e alcuni governavano da soli, altri governavano assieme, per affinità caratteriali o per, come dire, affinità o corrispondenza di obiettivi. La Bibbia ci parla di questo qui, perché come ho ripetuto un sacco di volte, la Bibbia è il racconto del rapporto tra la famiglia di Giacobbe e quello lì, punto. Di tutto il resto alla Bibbia non interessa niente. Niente. Invece Platone, che aveva uno sguardo un pochettino più ampio, ci racconta appunto delle divisioni fatte da quelli lì. E ci dice che alcuni di loro governavano assieme. Invece la Bibbia ci parla solo di questo, però ci precisa che lui non si è fatto aiutare da nessuno dei suoi colleghi, tant'è che i suoi colleghi erano rivali e lui cercava di sterminare i... Qui tra l'altro in uno, sì, quello lì di Mondadori, ho messo, c'è una stele scritta dal re dei Moabiti che parla di uno degli scontri contro gli israeliti, quindi è una visione vista dall'altra parte, e lui ci parla del suo, esattamente come la Bibbia parla del suo, uguale. E ci dice che questo re, che si chiama Mesha, ed è il capitolo delle stelle di Mesha, questo re ci dice che aveva catturato alcune migliaia di israeliti, di quelli di Yahweh, e li ha offerti a Kamosh, esattamente come questi qui prendevano questi e li offrivano a Yahweh. Uguale, non c'è nessuna differenza, nessuna, nessuna. Cioè la stella di Mesha può essere messa dentro la Bibbia, e nessuno se ne accorge, perché è scritta esattamente nello stesso modo. Tra l'altro il re Mesha è conosciuto nella Bibbia ed è citato. E sapete che cosa è raccontato di lui? Che un giorno che era assediato ha fatto al suo un'offerta che al suo piaceva molto, cioè gli ha bruciato il suo primogenito per farsi aiutare. E il suo lo ha aiutato e lui si è liberato dall'assedio. È raccontato nella Bibbia, leggetelo. Leggetelo. Così come quando si dice per contro che Jefté, uno dei tanti comandanti che si sono succeduti nel tempo delle forze militari di Israele, dovendo combattere una battaglia nella quale non era sicuro di, dice a Yahweh: se tu mi aiuti a vincere, io ti offro, cioè ti brucio, la prima persona che esce da casa mia quando io torno a casa. Esce la sua figlia primogenita e lui gliela brucia. Esattamente come Mesha brucia il suo figlio primogenito al suo, nessuna differenza. Questo volevano quei signori, tra le tante altre cose. Spiego? Cioè, la Bibbia è veramente uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia e va letta come tale. Il problema è che è finita nelle mani dei teologi che, per tutta una serie di motivi storici, culturali, eccetera, che non possiamo certo affrontare, l'hanno trasformata nelle radici di una religione monoteista, spiritualista. Ma nella Bibbia non c'è né il monoteismo né la spiritualità. La Bibbia è un libro di guerra. Lui nell'Esodo è definito Ish Milchama, cioè uomo di guerra, punto. Faceva solo quello. Leggetela, faceva solo quello. Ed è per questo che la Bibbia è affascinante. È affascinante perché ci racconta, facendo finta che sia vera, una storia concreta, non quella favola che ci è stata inventata. E sulla quale giustamente Papa Francesco dice ogni tanto qualche dubbio di fede. Poi invece abbiamo visto che c'è chi non ha dubbi. Stavo pensando. Ed è per questo che non ci si può incontrare, no? Cioè, è stata la riprova di quello che dicevo all'inizio. Io dovevo incontrare i pastori, no? Sì. Mauro, fai riflettere, mi stai facendo fare una riflessione. Pensa se invece della storia di Yahweh beccavamo la storia di quello col sesso sempre da fuori. Chissà di che religione faremmo. Chissà come saremmo oggi la religione. Una vera figata. Parlatene con il biologo dei gruppi sanguigni. Parlatene con il biologo. Prego.
Penso di sì, non so, c'erano altre mani alzate in... Ah sì, non lo chiedo scusa, là e poi Giuseppe. Allora, diciamo, continuando su questo metodo di ragionare e continuare a studiare, quindi possiamo partire, appunto, ammesso che la Bibbia sia vera, quello che racconta. Quindi per fortissime analogie possiamo anche far finta che siano dati anche i racconti degli altri popoli sudamericani, nord europei. Però se facciamo finta che tutto ciò sia vero, diciamo, viene un po' a cadere la spiegazione che ci viene data dei testi antichi, anche delle raffigurazioni, insomma, di questi esseri che secondo la spiegazione canonica sono rappresentazioni di divinità, insomma, di una religione antica, pagana, ecco, diciamo così. Quando invece, secondo questo primo, dovrebbero essere gli Elohim, rappresentazioni di Elohim. Ecco, allora queste popolazioni antiche non avevano per nulla una spiritualità o un culto religioso? O viene riportato in altri scritti, in altre... Allora, qui bisogna fare dei distinguo, nel senso che se noi prendiamo ad esempio le cosiddette divinità, chiamiamole così per comodità, di una certa parte dell'Oriente asiatico, allora è chiaro che tra di loro c'erano individui che avevano altri obiettivi, altre tendenze, chiamiamole altre sensibilità. Cioè c'erano tra di loro le stesse differenze che ci sono tra di noi. Nel senso che poi la Bibbia ci parla di un guerriero, di un militare, punto, finito. Altri che non sono stati condizionati da una visione monoteista e quindi non hanno eliminato tutte le altre presenze, ci raccontano invece di individui loro che avevano ben altri obiettivi, no? Pensiamo a quando si parla di Krishna, no? Pensiamo, nel senso che c'erano alcuni di loro che avevano altri obiettivi e che li insegnavano. Tra l'altro di Krishna abbiamo persino una data di morte, 3102 a.C., quindi questi morivano, niente da fare. E quindi voglio dire, noi siamo purtroppo condizionati dal pensiero unico, per cui o questo è Dio, e Dio però deve essere amore, deve... non lo so io dov'è. Ma per esempio, non so, il discorso delle dee madri, no? Che è uno dei grandi racconti, insomma, delle cosiddette religioni matriarcali. Beh, le dee madri sono pure nominate nei racconti antichi, ma non in quanto dee madri, in quanto femmine di quelli lì che hanno messo a disposizione l'utero per gli impianti, quindi l'umanità è nata da loro. Perché una volta fatte le operazioni sulle cellule con il DNA, quelle vanno impiantate. E io in uno dei libri ho riportato i nomi delle cosiddette dee, ma sono dee madri nel vero senso, cioè sono madri nel vero senso della parola, nel senso che in loro, nel loro utero è stato impiantato, e poi i racconti antecedenti, quelli della Bibbia, ci raccontano anche degli esperimenti sbagliati. La Bibbia no, perché la Bibbia, essendo diventato un libro, il libro di Dio, Dio non può sbagliare, quindi Dio dice facciamo la dame e la dame viene fuori. Se noi prendiamo i racconti da cui questi sono copiati, c'è scritto, ci sono scritti molti degli esperimenti sbagliati che hanno fatto, quelli con la cassa toracica storta, quelli che non riuscivano a chiudere le mani, quelli che non riuscivano a chiudere gli occhi, quelli che non trattenevano l'urina, insomma, c'è una... Ah ok, se Nilma, esatto, una delle dee madri, appunto Nilma, oh, esattamente. Ne parli nell'ultimo libro delle dee madri? Non mi ricordo più, mi sono perso. No, ne ho parlato in uno degli altri. Non chiedermi quale, perché. E quindi, cioè, quello che poi è diventato un mito, in realtà era una realtà concreta, cioè c'erano queste femmine sulle quali appunto sono stati fatti gli impianti, no? Per cui i racconti dell'antichità, se facciamo finta che siano storie vere, hanno tutte una loro logica coerenza, se facciamo finta che siano storie vere. Ma siccome qui mi hanno detto 10 minuti, penso che siano già anche finiti. Ristorante. Grazie.